E quello che state ascoltando è Fumble. Fumble. In grand'angolo Fumble. Grand'angolo? No, grand'angolo. Eccola. In grand'angolo di Fumble, perché questa sera siamo tantissimi, abbiamo ricchi premi e conti on per tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricche sorprese per il futuro e un destino orribile per tutti i personaggi che giocano stasera. Purtroppo per voi. L'incipit di oggi di Claudio, sappiate che qualcuno di voi, molti di voi, diversi di voi finiranno male. Ho detto diversi per non dire tutti. Tutti, esatto. Che bravo che sono stato, che penso anche al vostro benessere mentale. E io ho risposto in separata sede. Ho cercato tutti i modi di tirarmene addosso. E lui ha risposto: tutti lo hanno fatto. Certo. Bene. Perché se si fanno le cose, si fanno bene fino in fondo. Noi la Fumble facciamo. Cosa devi fare? E beh, sai, ognuno io speravo che all'ultimo, però è ancora disperso. È dismesso nello spazio e nel tempo di Cthulhu, quindi rimarrà lì per sempre. No, dai, vedrai che Padre Flanagan tornerà. Tornerà a Golconda, forse. A Golconda potrebbe anche tornare. Da qualche parte tornerà. Contro Fuketsuna. O con Fuketsuna, chi lo sa. Dati quei due potrebbe essere tutto. Potrebbero funzionare molto bene. Esploderebbe tutto, anche Golconda. Quello che state ascoltando è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. E siamo alla puntata 297. Già la 297. Già la 297. Avevo contato male, avevo contato 294, ma invece è 297. Siamo tre puntate avanti. Ebbene sì. E poi a magna pagnotte. E per la puntata 297 c'è una bella sorpresa per tutti quanti. Sì. Siamo morti, rifacciamo il scherzo. No. Non giochiamo al dark, terribile, angosciante cult, ma giochiamo a My Little Pony, un'avventura fantastica. No. Preferisco cult. Preferisco cult. No. C'è una cosa che non avete ancora capito. Torno. Che bello! Mi mancavate troppo. Ufficiale. Quindi, sì. Oh, cioè, sai, questo continua e stavolta sono io a parlare. Celebriamo l'eccitazione, l'emozione, che emozione. Attenzione, torna Bussolino, quindi bisogna pensare bene ai personaggi. Ebbene sì. E Roberto come fa un come posso rompere il cazzo? No, finalmente non mi posso chiamare le bustolinate adesso da solo. Esatto. Ci sono tutta una serie di indotti. Un fardello che portavi sulle tue spalle finalmente si senti più leggero. Maledetto. No, tu lo fai apposta perché lui ha detto bastardi. Stavo dicendo, sai, questo è bello, ma Fumble è ancora più bello. È più bello. No, non è più bello perché ci sono delle cose di Sidequest. Io ho ascoltato due puntate. È buono, però una, l'ultima che ho ascoltato, è bellissima, quasi la riascolterei. Solo perché c'è la voce di Giuliano. Lele è un bravo rumorista, sì. Ma mi mancavate troppo e di conseguenza sono qua di nuovo. Evviva. Diciamo che hai aiutato anche la più vicinanza rispetto a prima. Decisamente sì, non metterci un'ora e mezza, non metterci mezz'ora, aiuta abbastanza. Aiuta mo. E siamo tornati a Claudio 1 e Claudio 2, tutto ha un senso. Evviva. Sì. Ora, stasera, per festeggiare questa cosa, per festeggiare il fatto che è finito La Leggenda dei Cinque Anelli in maniera veramente molto bella. Epica, le ultime due poetica, puntate molto belle, molto poetica. E io di solito sono, per chi ci ha ascoltato tanto tempo, sai che di solito sono quello che si lamenta sempre quando finiscono le campagne. Di questa non mi sono lamentato. Perché non potevi lamentarti, saresti stato morto dentro se ti fossi lamentato della fine di queste due. Dato che siamo arrivati alla fine di questa lunghissima campagna, una delle top 4 campagne, non c'è riassunto. Quindi se vuoi lo faccio io. No, stasera giochiamo a Cult Divinity Lost, che è la nuova edizione di Cult. Ci avete già giocato, veduto giocare la terza, che ha un sistema discutibile e un'ambientazione molto bella. Bravo Manto, continua così, fai finta che non sia mai successo. Scusa, era Cult Strange Wyoming? Sì. Era Cult Strange Wyoming, sì. Ma col di 20. Sì, che è la terza edizione, la puntata che funziona bene per una one shot e poi quando prendi dei punti esperienza squaglia, mettiamola così. Morto, al primo punto esperienza da spendere è finito. Tanto lo sappiamo tutti che la puntata importante di Cult non è stata quella di Strange Wyoming, è stata un'altra. Cioè, che ha segnato... Sono state tre quelle di Strange Wyoming. Allora, ho segnato gente che mi ha fermato a immaginaria dicendomi
la sorella dicendomi... è fissata con Falcone. Allora tu e noi lo curiamo. Ah, quell'altra, quella degli schiavi. Lui pensava di essere padre Flanagan. Io intendevo padre Flanagan. Perché non tutti ricordano che padre Flanagan è nato cult. Io purtroppo lo ricordo. Io. E Claudio è una di quelle cose che mi risentirà. Sai, sul letto di morte, uno dei due. Grazie per aver giocato con me tutti questi anni. Sì, ma padre Flanagan. Avevi leggermente mimmaxato lì. Esatto, quanto era forte padre Flanagan. Il prete che lui non riusciva, no, però per come avevo fatto la scheda lui non riusciva a uccidermelo neanche con l'angelo caduto, quindi è il potere di quel personaggio. Ma adesso è disperso nello spazio nel tempo, quindi non c'è più problema. Non morto, ma hai dovuto cambiare sistema per ucciderlo. È diventato non morto? No, non è morto, è disperso. Ma per chi non ha idea di cosa stiamo parlando, possiamo andare avanti e giocare. Allora, questa sera si continua un filone iniziato con Black Dahlia, l'ultima volta che è passato di qua Claudio una sessione, tra l'altro, quindi sei un po' il leitmotiv. Morti male anche lì, peraltro. Esatto. Sì, sì. Malissimo. Spoiler. Abbiamo iniziato con Black Dahlia, un filone di Los Angeles Noir, quindi Los Angeles tra gli anni 40 e 50. E infatti questa sera giocheremo... su lungo una strada, una highway che porta a Los Angeles, la 395 per la precisione, nel 1957. È una notte di pioggia come se ne vedono poche nel cuore della California e è quasi ormai dicembre, il giorno del ringraziamento è passato da poco. E quindi siamo a fine novembre, inizio dicembre, un mese che nonostante il freddo non è così freddo in California, ma che porta con sé un tempo atmosferico bizzarro rispetto alla media degli altri mesi a Los Angeles. Per la precisione, il primo a trovarsi costretto a cercare riparo in questa notte di pioggia che sembra non finire mai è il nostro Al. Al, tu e il tuo compagno Vito avete cercato di fare più strada possibile, ma vi siete trovati praticamente la strada tagliata a metà da un probabilmente un torrente che ha esondato e che ha quindi riempito e tagliato un pezzo di strada. Avete cercato di capire se fosse possibile proseguire deviando un po' fuori dalla strada, facendo un pezzo di sterrato per trovare un posto dove guadare con la macchina, ma la pioggia è talmente torrenziale che è impossibile capire anche solo da che parte abbiamo trovato rifugio al siate motel. Girati e Vito si è ricordato di aver visto mentre andavate da che parte stavate andando? Presento? Un attimo il PG? O facciamo da che parte stavate andando? Stavamo tornando a Los Angeles. Ok, quindi mentre andavate verso sud abbiamo fatto quello che dovevamo fare a nord e stavamo tornando a Los Angeles. Vito ha visto mentre passavate un motel e piuttosto che passare la notte in macchina, anche perché comunque nel 1957 il riscaldamento in macchina non è che fosse chiaro esattamente il migliore del mondo. Però la mia macchina è molto bella. La tua macchina è estremamente bella, però comunque non è a prova di tempesta. No. E quindi vi rifate un pezzo di strada tornando un pochino verso nord per raggiungere l'unico motel che avete trovato lungo la strada. Il motel si chiama Ferguson Motel. Ok. E non è un motel particolarmente grande, vi sembra anche che in questo momento non sia pieno, non ci sono macchine parcheggiate. C'è un piccolo diner di fianco che ha le luci spente, ma data la tarda ora è anche abbastanza normale. E la luce nella reception è l'unica luce accesa. Il cartello al neon fuori che dice Ferguson Motel Vacancies indica che le stanze sono ancora libere. Ok. Dico qualcosa del personaggio? O... di quello che ti senti di dire. E intanto di chi sono io me ne dovrebbe frega un cazzo. Sei romano? Ma se proprio, no, ma se proprio ve dovete fare l'affari mia, mi chiamo Al Coppola, ma mi chiamo Erburiana. Erburiana? Se mi vedete una volta e mi date i soldi,
può andare tutto a posto per voi. Se mi vedete la seconda volta è quando vi dovete preoccupare per voi e per la vostra famiglia. Appunto, io e Vito stavamo, abbiamo fatto un lavoretto a nord. Siamo tornati, tutto a posto, non ci vedranno una seconda volta. Però sto tempo de merda, o qualsiasi cosa che è successa, sto fiume che è sondato ci ha costretto a fermarci al Ferguson Motel. Meno male che Vito sapeva dove stava. E mo dobbiamo aspettare la mattina per tornare alla città degli angeli. E andare al boss, pagà e piace la nostra parte. Come è sempre stato e come sarà. Tanto che può succedere, no? E mentre ricordo questo, accosto la macchina e faccio per scendere per entrare al motel. Ovviamente stando molto attento che la giacca sia a posto, pistola, se posso avere, ce l'ho, di sì. Pistola coperta, sulla quarantina, tipici lineamenti mediterranei, capelli neri, occhi neri, un po' ricci, non gli occhi, i capelli. E con Vito, che lo schinozzo, lui è americano. Vito detto il sorcio. Vito il sorcio. Americanissimo proprio. Italo-americanissimo. Infatti mi chiamo Al Coppola. E Vito, la prossima volta devi pulire le scarpe prima di salire in macchina. Vito scende dalla macchina. Vito è veramente una persona orribile già a vederla. È magro, consunto, ha le occhiaie belle spesse, un naso aquilino, dei baffi appuntiti e quasi all'insù, e sta cercando di coprirsi la testa con il gilet senza riuscirci particolarmente bene. Al, che ti devo dire? Io non ci avevo voglia nemmeno di venire con te. Sì, mi feci andare da solo. Certo, perché Frank sarebbe stato contento di mandarmi da solo. Frank, sei fida di te? Sì, ma te sei un imbecille, ma te c'ha le braccia. Senti, tu lo sai che io sono più un uomo d'intelletto. Vediamo se c'è posto, eh? No, non c'ho voglia di stare sotto la pioggia. Ricordati cosa c'è addosso. Ehi, ho ricordo. Non te perdere le cose come sempre. Non ti preoccupare. E mi avvio verso il... Andate verso la reception e aprendo la porta vedi che dietro al bancone c'è quasi completamente svaccato sulla sedia con i piedi sopra il bancone incrociati un uomo che avrà 35 massimo 40 anni. Sembra il tipico redneck di qualche stato un po' più a nord che è sceso sperando di trovare qualche starlet di Los Angeles in bisogno di una camera notturna e ha aperto questo motel, ma sembra una persona veramente molto viscida. Vi fissa, si ricompone un attimo. Io mi avvicino al bancone e suono il campanellino, se c'è. Lui mette una mano sul campanellino, dato che è lì di fianco. Vi guarda e dice: una camera? Sì. Saranno $30 a testa. Quanto è $30 per una camera? Tanto. Famo 15. C'è sta nessuno al parcheggio. Posto de merda. 15, ma non apro il diner solo per voi due. Va bene. Tanto non c'avevo fame. Vi do $15. Servono dei documenti, altrimenti possiamo fare altri $10 e io non ho chiesto niente. Io ho altri 5. Beh, almeno qualcosa in più. Col gomito apro un po' la giacca e faccio vedere la pistola. No, va bene anche 5, dopo tutto non siamo così fiscali a una notte di pioggia, no? Già, ospitalità prima di tutto, no? Tira un dado da 10. 4. Vi dà la stanza numero 4. Ci sono delle caramelle lì sul bancone? No, vedi che è la stanza più spoglia che tu abbia mai visto in un motel. C'è il letto che vibra? Non c'è neanche il letto che vibra. La chiave dove è attaccata? La chiave è attaccata a una roba pacchianissima di plastica rossa gigantesca con scritto sopra 4. Sembra la porta di casa tua, Vito. Eppure la stanza sembra casa tua. Sta in un angolo, un po'. Io entro, chiudo, sistemo le cose che ho addosso per vedere che non si vedano i jeans un po' larghi. Vito guarda da fuori dalla finestra e in quel momento anche la macchina
di Vincent, mm-hmm. è costretta a fermarsi in questo posto dimenticato da Dio in questa notte di pioggia. Ma prima di qualsiasi altra cosa, uno dei miei svantaggi mi impone di fare un tiro di dado. Vai! Ah, esatto, essendo allora, leggo ora le meccaniche. Essendo sei maledetto, nella prima sessione ogni volta che ti confronti col sovrannaturale, cioè in ogni sessione in cui ti confronti con il sovrannaturale, tira più zero. E a seconda di quanto fai, potrei dare al master, al narratore, una o più hold, una o più prese, perché anche questa è migliorata, l'ultima edizione di Cult. Cult, nell'ultima edizione, è un Power by the Apocalypse. Cioè si gioca con i dadi da 10 invece che da 6. Quindi stile Dungeon World. Quindi e comunque, visto le meccaniche della vecchia, è difficile sia peggio. È meglio. E via. 2. 3 e 7, 10. 10, hai un hold. Potrebbe essere ritornato il giro dei dadi. Cosa? Alla, cioè, tutte cose alla maledizione. Perdo qualcosa, un mio parente si fa male. Cazzate del genere. Perché due dadi? Perché in tutti i Power Body Apocalypse tiri due dadi, li sommi e vedi quanto fai. Ok. Sì. 9 o meno, fallimento. 10, 14, successo con un costo. Successo 15 o più, evviva. Successo. Niente. I 10 esplodono, no? No. Ma bah! Esplodono nel senso che allora, faccio saltare una gomma. Abbastanza silenzioso. Con chi viaggi, Vincent? Allora, Vincent. Vincent, allora, con chi viaggi? Rispondo in maniera un po' più allargata. Vincent è una persona dalla... vestita in maniera eccellente, con un capello un po' striato di grigio tirato indietro con della sale e pepe. Sì, sale e pepe. Ma addirittura hai presente quella singola striata di bianco sul Robin. Capello abbastanza nero, esatto. O stranamente il presidente degli Stati Uniti in molti film per qualche strana ragione, non ho mai capito. È lo stress. Tranne l'ultimo, però, perché ce li ha colore amianto. Questo è tutto un altro discorso. E quello già non è un 4. Film. Davvero? Ciao. Non ti gettare, Gianni, sono appena tornato io. Ringrazia che sanità ha. Scusa. No. Però ha perso sanità mentale. Esatto. In questo Italia, e sì. Perderanno sanità anche generale, perché, la, come si dice, la riforma di Obama, l'Obama che se ne andrà a fanculo. Ma detto questo, stavo dicendo, una persona con una mascella squadrata, uno di quelle, una calma compassata che però sottolinea dei modi molto aggressivi, quelle persone che fanno brutto a pelle quando le vedi. Potrebbe avere una cinquantina d'anni, sì. Molto indurito dalla vita, una persona con l'occhio a 3 di 6, che fa male. Ok, e prima che continui la tua descrizione, fai solo una brevissima descrizione di Frankie. Tony. Ah, Tony, perdono. Però Tony, se vuoi che si chiami Frankie. No, Tony, perché c'è lui. Tony è per gli amici Frankie. Tony detto Frankie. Io. Allora, detto il Frankie. Tony è un ragazzetto sulla ventina, quindi riesce difficile stare fermo. Si vede che non è esattamente una persona per bene, uno di quelli che se lo vedi all'angolo della strada. Cambi strada, sì. È un mafiosetto, lo si vede da lontano. Frankie è un galletto con chiunque. Tony. Che cazzo? Frankie. Ho deciso che si chiama. Ecco perché non obbedisce. Frankie, vai. Frankie, ti chiamo Tony. Ho in mente. Frankie, difendimi. Perché non mi ascolti? Ma no, ma perché Frank De Simone era veramente un boss della malattia. No, sì, ma poi perché Frankie c'ha in mente The Darkness. Abbiamo fatto okay. Gianni. Quindi Frankie, ho deciso Frankie. Frankie. Grazie, avevo già fatto la miniatura con scritto Tony. Detto Frankie in questa specifica puntata. Stavo dicendo che con me si... Grazie, siete una botte di ferro. Con me si comporta in maniera diversa, un po' più remissiva, anche se ha quell'aria da... Come si dice? Da pitbull che morde tutti, tranne il padrone, ma vorrebbe morderlo. Si comporta in maniera diversa... Anche perché sostanzialmente tu sei un po' il suo angelo custode, nel sì. Senso che il tuo capo, tra virgolette, te l'ha affidato dicendoti: è mio nipote, trattalo bene. E sapendo che
tu gli coprirai le spalle, ti ha preso in simpatia. Il problema per te è che in questo momento, uso subito quella presa che mi hai dato. Ok. È che mentre tornavate, anzi sì, tornavate verso sud anche voi, avete bucato una gomma e Frankie è uscito a riparare, a cambiare la gomma. Ok. Ma una macchina l'ha investito. Mentre no. Hai voluto chiamarlo Frankie? Si chiamava Sapevo, Tony cazzo. Si chiamava Tony. Si stava con minori contusioni. Facevo oh, cazzo, no. Meno male che mi è passato. Tony aveva chiaramente un coltello che tagliava a metà la macchina, okay. Come lo Tony a Los Angeles e... Che troia. E quindi tu in questo momento, quando arrivi al Ferguson Motel, che è l'unico posto che hai trovato, dato che anche tu hai trovato la strada tagliata dall'inondazione, hai in macchina con te Frankie, che sta molto male perché sta perdendo un sacco di sangue, probabilmente emorragia ha interna. Diverse ossa rotte, emorragie interne, e se dovesse morire mentre era sotto la tua responsabilità, tu non faresti un giorno di vita in più. E la macchina che fine ha fatto? La macchina se n'è andata dritta per dritta. Cosa l'altra fa? Macchina se n'è andata dritta. La ruota aveva appena finito di ripararla, quindi tu sei riuscito a guidare fino qua. Quindi i Terran hanno fatto proprio. Mi carico in spalla Frankie. Entro nella porta entro dalla porta con lui in spalla. Mi faccio avanti. Cosa vedo? Vedi quella persona orribile che ho descritto prima, il proprietario del posto, che ti guarda e fa: piano, tutto quel sangue potrebbe sporcare il tappeto. Gli punto una pistola in faccia. Lui alza le mani. Siamo già due. Giornata fortunata. Minchia, che sto fa cazzo, cambio mestiere. Prendi subito dei ferri. Se hai qualcosa che... Cazzo. Sputo per terra. Pronto soccorso. Se non hai niente, svuota la cucina, arroventa i coltelli e portami nella stanza più pulita che hai. Lui si gira, ti dà la chiave numero 1. Ok. Che è presumibilmente la più vicina alla reception, quindi l'unica che lui abbia intenzione di pulire, perché è l'unica che la gente potrebbe vedere mentre parcheggia. Ok. Hmm. Ti lancia la chiave e si butta nel retro della reception. Io porto Frankie nella stanza, lo butto sul letto e cerco con la luce che... perché la luce della macchina non avrei potuto capire niente, di capire che cosa stracazzo sia fatto nello specifico. Quindi, dato che comunque di persone così ne ho conciate più di una, magari riesco a capire. Fai reverse engineering. Sì, ciò non vuol dire che tu le sappia riattoppare. Di solito le rompo, va bene? Oh, un minimo di esperienza almeno ce l'ho. Ok, fai a questo punto un tiro di prima che me la Claudia ha fatto il tiro della... Dai, primissimo l'ha già fatto, si è preso il talento a poco. Come no? 6 e 4, 12. 12 che vuol dire successo ma... Che è successo, allora, ma... 12. Di agire sotto pressione, che è una mossa che avete, okay, di base tutti, e quindi riesci a fare quello che stai facendo, però sei comunque sotto pressione e il GM ti rivela qualche cosa di inaspettato. O sei morto. Una scelta difficile. Bene. Quindi allora, tu... Io praticamente in malo modo gli strappo i vestiti, vedo se ci sono ossa che escono... ferite, cioè sangue, scopri che sta uscendo, che è donna, cioè quelle poche cose che so, cioè, se sanguina dalla pancia sta morendo se non lo operiamo, cioè quelle poche pochissime cose che so. Esatto, quello che vedi è che ha una emorragia interna, sicuramente si è bucato qualche cosa con delle ossa, probabilmente le costole che hanno bucato un polmone, sta perdendo tantissimo sangue dentro. E mentre gli strappi i vestiti urla anche fortissimo, fino a farsi sentire anche da Al e Vito, che sta guardando fuori e che ha visto la macchina che si avvicinava e che ti aveva detto: è arrivato qualcun altro, ma da come è arrivato mi sembrano abbastanza di corsa. Ricordati che chi se fa i cazzi suoi campa 100 anni. Oh, mi sto facendo. Mi metto di fianco alla porta, cercando più o meno non di ascoltare con l'orecchio sulla porta, ma di fianco alla porta, mano sulla pistola pronto,
E se Vito prova a muoversi o solo avvicinarsi alla porta, eccetera, gli dico: state buono. Nella banda della Maglianski. Nel frattempo, Andy McAllister, anche tu sei rimasto bloccato sotto la pioggia di merda che sotto questa pioggia alberi. Torrenziale. E anche investito in questa. Poi c'ho il fanale, non mi funziona più, non vedo un cazzo. Giusta. Maledetto brucione. Dannati cervi. Attenzione all'attraversamento Franky. Quando arrivi nel piazzale del motel, vedi che ci sono già due macchine parcheggiate, di cui una è parcheggiata praticamente in diagonale davanti alla reception, ha la portiera aperta ed è stata abbandonata con le luci accese. In più vedi che ci sono le luci accese in un paio di stanze. No, prendo l'impermeabile, lo do a Trisha, chi mia è moglie, Trisha? Che mi accompagna in questo viaggio di piacere verso Los Angeles. E faccio la parte dell'uomo, quindi la copro col mio impermeabile e la scorto fin dentro la reception. La reception in questo momento è completamente vuota e dalla stanza, dal muro di fianco, senti provenire delle urla di dolore. Che troia. Mi schiappo un occhio, che troia. Io faccio suonare il campanellino innanzitutto. Senti altre urla provenire dalla parete appena oltre quella della reception. Vedo per caso se ci sono delle chiavi. Beh, le chiavi sono tutte appese alla parete, tranne quella, tranne la numero 1, la numero 4 e la numero 10. Prendo la numero 10. No, tranne, scusa. Prendo la numero 10. Certo. Scusa. Ok, allora prendo la 4. 8. Va bene. Va bene. Ok. Guardo Trisha senza proferire parole, gli dico un gesto, come dire, andiamo a dare un'occhiata. Credo che ci tocchi. Ok. Tanto ho preso una chiave, poi lascio $20 sul balcone. Io devo fare un tiro a inizio partita. Fai anche tu un tiro a inizio partita. Per sesto senso. Devo farlo anch'io. Tiro bene. Più soul. Quindi con meno 2. Ti ho detto bene. Un po'. 16. Meno 2, 14. Che sfiga. Cazzo. Vabbè. Beh, posso usare due di questi. Ho due punti da spendere in questa roba durante la partita. Tu invece hai uno stalker, fai un tiro secco senza aggiungere niente. Ed ecco il personaggio di Manto che... Una presa. I tuoi nemici ti seguono, c'è una presa che posso usare contro di te. Ottimo. Giusto, anche io ho il difetto, quello del... Ehi! Cattiva reputazione e nemesi, quindi credo che io debba tirarli tutti e due. Sì. Questo gioco parte proprio... Cattiva reputazione com'era, me lo dici, mi sono segnato sui vantaggi. Sì, te lo vado a prendere. Allora, bello però che il gioco, i personaggi sono strutturati in modo da farti partire i cazzi proprio da è solo. Molto bello perché in sesto senso tipo posso usare uno di questi punti per agire per primo in una qualsiasi situazione anche se sono colto di sorpresa. L'hai preso solo per quel motivo? No, l'ho visto adesso ed è bellissimo. sei solitario? Sì, esatto. Allora, abbiamo detto che cattiva reputazione se tipo, è uno svantaggio qualcuno, sì. E bad reputation, no, questi sono già i vantaggi. Reputazione da letto. Beh, purtroppo bad reputation è tipo che sei lì e il telegiornale fa accusato di molestie sessuali. Grazie. Non sei un criminale. Vai, tira, è un tiro secco. 19. Ma che cazzo, nessuno ti ha notato. Nessuno... Ok, nemesi. Non mi ricordavo come si faceva, cazzo. Come si giocava con Roberto. 14. Ma cazzo. Beh, puttana, avrò niente. Una presa contro di te sicuramente. Beh, una presa è leggera. Eccolo qua. C'è di peggio. Beh, Nemesi. Abbiamo ammazzato Frank. 14. La tua Nemesi... una presa contro di te. La tua Nemesi si è già mossa contro di te. Beh, ma eccola! Magari, ma magari a casa. A Los Angeles quando torno. Arrivando. Chi lo sa. Peraltro, cazzo, il mio boss deve essere veramente... grosso, perché io sono un boss, cioè questo qua deve tenere tutta la costa occidentale.
Questo è... non è della costa occidentale, questo è un messicano. Ah, ok. Beh, ma poi comunque potrebbe anche essere uno sotto di te, che magari c'ha delle cose su di te. Sì. Ti aspettano a cuore. Se sei un messicano, ho capito. Esatto. Ok. C'è una catena di ristoranti chiamata lo Spolos Hermanos. Esatto. Spolos Hermanos. Dato che siamo due agenti di polizia, abbiamo tutte e due le pistole. Il numero hai preso della stanza? 8. 8. E vai a vedere la stanza appena di fianco da cui avete sentito provenire le urla. Mm-hmm. Guardando un po' dalla finestra, vedi che c'è un ragazzo ferito sul letto e due uomini intorno. Uno ti sembra che stia cercando di capire che cosa ha il ragazzo, mentre l'altro è spaventato in un angolo. Sì, lo vedo. Sei abbastanza preoccupato da Tony. Frankie, come sì, però, cazzo l'hai chiamato? Sì, però non sarebbe... Philip. Come si dice? Non sarebbe la prima volta... James. Non sarebbe la prima volta che cerco di rattoppare qualcuno mentre devo guardarmi attorno. E allora fai una bella prova di... Che cazzo sei? Medico di guerra? No, sono uno a cui... Cioè, che spesso ha dovuto trascinare dal veterinario qualcuno a cui avevano sparato nella schiena mentre lo inseguivano. Quindi, fai una bella prova di percezione. E percezione. Ecco. Minchia. 9, 5, 14. 14, sì. Allora, puoi fare una domanda tra queste. Sì. Qual è la via migliore fuori da questo problema? Qual è la minaccia più grande in questo momento? Cosa posso usare a mio vantaggio? C'è qualcuno che mi spia? Che cosa è nascosto o che cosa c'è di strano? C'è qualcuno che mi spia? Sì, c'è qualcuno che vi sta guardando dalla finestra e ti sembra di aver visto anche il riflesso di qualcosa di metallico. Ok, io mi volto verso il tizio spaventato, cioè, lo guardo con gli occhi di ghiaccio e gli dico: tienilo vivo! Prendo la pistola e vado verso la finestra. Inizio a montare. Ok, corrado. Allora, io lascio Triscia dietro di me con la pistola, pronta che se succede qualcosa spara. Oh, due criminali e un poliziotto. Ah, due poliziotti. Che sarebbe finita male. Due criminali e due poliziotti. Entra in un bar. Ok. Non dai. Per bussare. Allora, apro la finestra. Come sei vestito? Tu vedi una... Allora, tu vedi il classico italo-americano mafioso vestito con un gessato perfetto sporco di sangue. Questo è quello che vedi, purtroppo. Non vorrei dirti una cosa diversa. Però se la vuoi mettere così, Simone, sono quattro criminali. Sì, lo so. L'ho già contato, però. Io contavo il numero totale di pistole. Tu invece come sei? Beh, sono tre criminali e mezzo. Io sono vestito... Non ti dico da viaggio perché è inverno, quindi comunque c'ho il palandrano, il cappotto pesante. Non è un gessato, ma è un buon cappotto, sì. Non di marca, sul marrone scuro. E io mi sto avvicinando alla porta, non con l'arma sguainata. È la moglie dietro che è fuori dalla tua visuale. Allora, io, come si dice, abbasso la pistola e ti dico: qualcuno ha investito un mio amico. Io non so perché cazzo sei qua, ma spero che tu sia parte della soluzione. Potrei renderti la giornata molto, molto, molto fortunata se mi aiuterai a tenerlo vivo. E cos'era quel prosciutto? Certo. No, cazzo. Va bene, vedo se posso darti una mano. Vado a prendere il filo e l'ago in macchina. Ottimo, Triscia. In quel momento mi viene in mente una cosa, quando dice in macchina. Io ho... Fra i vantaggi Streetwise, ok? Che... Non era un asso nella manica? Ho tolto boss per lo street. Comunque è bene o male la stessa cosa. Cioè mi dice che se tutte le cose che riguardano la sopravvivenza di strada, la vita da criminale, io potrei essere fornito. O perché ce l'ho, o perché qualcuno me lo procura, potrei avere qualcosa che c'entra con...
Non è che magari in macchina, se faccio un tiro che mi funziona, mi viene in mente che potrei avere un kit da rattoppo. Fai questa pustorinata, vai. Anche io c'ho Streetwise, però. Non so se hai sentito il profumo nell'aria proprio. Sì, pustorinata. Però questa non è. Questa... Sei errorato! No? Questa non è effettivamente una pustorinata. No, cioè, no, quando comincio a tirare da solo senza spiegare quello che sto facendo. Esatto. Senza esito, peraltro. Dico, poi dico no, no. Quando c'è il rumore dei dadi prima delle parole. Però si sta carino. Ora, aspetta, 17. Cazzo, buono. Sì, che cosa ti può servire che potresti avere in macchina? Beh, un bazooka. No, quello che, un chirurgo. No, quello cioè, che pensavo era, cioè, allora, te la dico così. L'ultima volta che ho preso il dottore a cui dovevo fare le scarpe di cemento e l'ho buttato nel bagagliaio, mi ricordo che quando l'ho tirato fuori gli è caduto un set di attrezzi come si chiamano? C'aveva la borsa da medico. C'aveva la borsa da medico. Perché l'hai preso mentre stava andando a fare una visita. Esatto. No, gli è caduto solo un bisturi e una garza per terra. Sai che era più molto sterile. Ha dimenticato il medico nel bagagliaio. Anche cioè apro, cazzo, non l'avevo, quindi non l'avevo gettato nel, vabbè, fa culo, prendo la borsa e torno indietro e la metto giù, no, che io la sapevo usare. Immaginavo, quindi... mentre apri il bagagliaio, manto, dici il tuo personale. Io sono un dottore. Sono un dottore. No, lui non è un dottore. Ma mentre stai ravanando nel bagagliaio della tua macchina, un'altra macchina si avvicina al motel. La scena, John, è questa. Lo spiazzo del motel, che è l'unico posto possibile dove rimanere finché non smette di piovere. Devo vedere dove era l'H. C'è una macchina parcheggiata molto male, con le luci accese, il bagagliaio aperto, la portiera aperta. Un uomo che sta cercando cose nel bagagliaio. C'è una donna che si sta guardando in giro andando verso un'altra delle macchine sotto la pioggia. E un sacco di spazio per parcheggiare. Non sto guidando io, quindi parcheggia Betty Lou, perché io sinceramente non so guidare le auto, guido solo cavalli, quindi guido solo cavalli. Non posso immaginare quando un fai volante nelle scatole. Lo sterzo della bicicletta nelle scapole ti metti. Gianni vince per adesso la battuta della serata. John, devi fare qualche tiro inizio sessione tu sei sano. Uno per sopravvivere a livello di marzo. Strano che c'è trovato poi. No, avevo appena cambiato le pile. Te lo chiedo perché ne hai uno anche tu. Ho condannato. Esatto, bene, noi partiamo benissimo. Prima a morire. Aia. 15. Ah, 15. Per oggi sopravviverai. C'hai una carogna sulle spalle, ma per oggi sopravviverai. Hey Betty, non ti sembra che questo tempo faccia cagare? No. Le speranze. Ciao Roberto, ci vediamo la settimana prossima. Tra Gianni e Roberto non so chi si sta Mi ha tanto il suo personaggio per venire chiuso in camera. Torna qui. Lo sapevi che sarebbe successo? Sembra come nel mio film L'Arca di Mosè, o era di Noè. Gianni, vai a vedere se hanno una camera, per favore. Certo, cara, un secondo. Come sei fatta? Come è fatta Betty Lou? Come sei fatto? È una domanda, è la domanda giusta. Saluta tuo fratello, sarà fatto, e tu salutalo lo stesso. La prossima volta che mi dici qualcosa sul padre Flanagan. Io ormai a culto arrivo preparato. A manto. Non aveva speranze. Oh, ho fatto le prove in venendo in auto, eh. Non le facevi. Allora, io... Sei tu John Wayne? Il punto è che il suo personaggio si chiama John Wayne, ma scritto John W-E-Y Wayne. Non è John Wayne. È John Wayne. Non esci direttamente dalla porta, prendi il balcone ora, Roberto. Io in realtà volevo fare John Wayne, ma Claudio mi ha detto che andare sul balcone e fare... saltare di sotto. Allora, sono un uomo sulla cinquantina. Ed è...
Sembra veramente un cowboy vecchio stile, cioè un uomo del sud, del west, con la pelle in carta pecorita dal sole, ma per il resto proprio uscito da un film. Non sembra John Wayne. Giro con una versione soft dei vestiti che utilizzo in scena, perché sono, cioè, ovviamente non che sopra jeans, sopra pantaloni da cavallerizzo simili, però insomma la versione da borghese. E vengo accompagnato da Betty Lou, che sostanzialmente è una signora sulla quarantina, ben tenuta, che mi fa da manager, quindi anche insomma di una certa presenza. Però classica tipa del sud. Lei no. Lei è più sul una da Midwest. Beh, immagino come si chiama quella famosissima che fa la cuoca, quella un po' grossa, quelli che c'è sempre in America. Vabbè, poi me la cerco. C'è una tizia grossa che c'è. No, c'è una che è tipo è l'emblema, un po' come tipo l'opera del. Ah, sì? Sì, sì, del sud del Texas, per dire, no? Lei è comunque una Midwest, quindi sì, è un po' pienotta, ma senza esagerare. Il Betty Lou, sì, è anche quella zigana. Ah, dai. Ok. Dicendo, cara, aspettami qui. Scendendo dalla macchina, vedi appunto che il tizio ha preso una valigetta di quelle che sembrano le tipiche valigette da dottore e sta correndo verso una delle camere, mentre anche l'altra donna che ha la macchina parcheggiata vicino a dove vi siete parcheggiati voi vi guarda per un attimo e poi corre anche lei verso la stanza. Tutti di fretta con questo tempo. Ok. Dove sarà l'ingresso di questo salone? Beh, la reception. La reception c'è. È proprio segnata con il cartello reception. Sì, ma sono abituato a leggere saloon. Reception non capisco. Certo. A naso, se loro li vede entrare da una porta, a meno che sono gli motel con l'ingresso direttamente. Sono ingresso? No. Allora li seguo, cioè. Ok, entri in una stanza da letto. L'ho già sentita sta parte, eh? C'è un ragazzo che sta morendo dissanguato. Paula Dean. Ok. Sta morendo dissanguato sul letto. Il tizio che hai visto recuperare la valigetta da medico sta guardando e cercando di ravanare all'interno, cercando qualche cosa di utile. Mentre la donna che hai visto correre dentro ha evidentemente abbandonato una pistola che tu stai recuperando, ma l'aveva appoggiata sul comò lì all'ingresso. L'arma a giro non si lascia. E sta aiutando Vincent a cercare qualche cosa di utile nella borsa. E c'è un tizio che è praticamente in un angolo con le mani alzate, non si sa per quale motivo, perché nessuno gli sta puntando più niente addosso. Però ha le mani alzate e vedi che è completamente bianco, pallido e terrorizzato. E ti guarda. Aiuto! Oh, credo di aver sbagliato ingresso. No, resti qua. Penso che qualcuno mi sa dire dov'è l'ingresso? A meno che tu non sia un medico, levati dai coglioni. Non sono un medico. Allora quella è la porta. Io vado. Un cliente. Levati dal cazzo. Grazie. Praticamente quindi a piangere, ti sbatte fuori dalla porta. Con calma, fuori piove. E richiude la porta. Sono pazzi. Ma non lo so. Sono tutti delle pistole. È la quarta pistola che mi punta addosso questa sera. Ma è normale, anch'io ho delle pistole. Può vedere, eh? Abbiamo rotto il io viscido. Non l'avevo puntato. Vero, no, tu sei un signore. E io non lo sto puntando verso di lui, le sto mostrando. Come dire, rivoltato. Sì. Fa vedere, no? È normale andare in giro con delle pistole, no? Sì, certo, sicuramente. Comunque, io la mia signora, cioè non è la mia signora, comunque è la mia manager, ma capirà, è comunque una signora. Necessiteremo una stanza, anzi, meglio due. Mi aspetti un secondo qua, saranno
50 dollari. Non c'è il sangue sul letto come in quello del signore, vero? No, 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 non si preoccupa. Va bene, paga la signora, è lei che tiene il portafogli. Perfetto, infilate i soldi sotto la porta. In questo chiude la porta della reception. Si chiude dentro, senti proprio la serratura. Ok, Betelucci, abbiamo la stanza. E guarda tra... il spioncino quello dentro. Aspetta, mi fermo, tornetto. Scusa, ma quale stanza? I soldi prima. Betelu, i soldi sono 50 dollari. Mi è uscita malissimo questa, scusate. I soldi. Le altre erano da Oscar. Sono un attore di B-movie scopiazzati da John Wayne, quindi. Sì, ma i soldi. È un altro francese. Recchia di gomma. Senti, adesso sto facendo fatica a non prendere il romanaccio storpiato che mi verrebbe ascoltandolo. Vabbè. Quindi, è una fatica. È ammirevole, ammirevole. Vabbè, io mentre rattoppo il suo amico, cioè, possiamo fare qualcosa? No, okay. Perché sentite un'altra macchina, sì, che si sta fermando, sì, nel, nel piazzale. E giusto. Che stanza German. Dato? Yes. Eh? Stanza da dato. Non mi hanno ancora dato un cazzo, non gli ho dato i soldi. Non gli ho ancora dato soldi. German, sì. La situazione che trovi davanti è abbastanza evidentemente quella di un motel poco curato. Ci sono un sacco di macchine parcheggiate, una è parcheggiata storta, c'è gente fuori nel fango, la porta della reception è chiusa. Insomma, non sembra il motel migliore che voi abbiate mai visto, ma è anche l'unico motel che potete raggiungere. Quindi, se non preferite dormire in macchina, l'unica soluzione che avete per il momento è cercare una stanza in questo motel. Esatto. Come sei fatto, sono German? Un uomo di 50 anni, capelli evidentemente tinti, rasati molto corti. Ma sopra di biondo o di scuro? Di scuro, scusa. Okay. Capelli molto corti sulla nuca e sopra le orecchie, poi quella classica pettinatura con il ciuffo all'americana che veniva tirato indietro con la brillantina. Sono abbastanza alto e corpulento e sono interamente vestito di celeste. Minchia. E quando arriviamo con la macchina, la mia assistente che guida frena di colpo nel posteggio. Io mi giro verso di lei. Miss Loretta, lei lo sa che io non amo fare soste tra una tappa e l'altra del tour. È veramente disdicevole, e comincio a guardarmi intorno con una certa agitazione. Signor Big Flash, però purtroppo le strade sono completamente allagate. Ha visto, abbiamo provato ad andare sia a nord che a sud, non c'erano altre alternative. Credo che l'unica sia passare la serata qui e poi proseguire quando la pioggia si sarà fermata. Sì, effettivamente è una cosa abbastanza disdicevole, però potrebbe avere i suoi risvolti positivi. E guardo in maniera abbastanza insistente la mia assistente, scusate il gioco di parole. Miss Loretta, si assicuri che noi si possa avere una camera molto confortevole, ma soprattutto riservata. Nel frattempo io rimarrò un attimo qui in macchina a guardarmi intorno. Devo tirare perché sono... Anche tu. Sono stalkerato, ero svantaggio. 11, quindi una presa per te. Molto bene. Questo posto non mi piace. Faccia in fretta, per favore, mi sono detta che ho una certa urgenza di andare in macchina. E nel frattempo prendo dal sedile di dietro dell'auto una grossa borsa di cuoio e me la metto sulle gambe, tenendola molto stretta. Collezione di teste, perché in realtà è una persona con problemi. Allora, in tutto questo, Al, tu inizi a sentire un po' un brivido gelato correrti lungo la schiena, perché quando i due marito e moglie sono scesi dall'auto e poi hanno iniziato ad aiutare quello che è arrivato ferito di corsa, ti è sembrato di scorgere un badge della polizia. Beh, per fortuna l'hanno preso ricercato. Però Vito, ci stanno i bulotti. Che dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere in stanza fino a che ne arriva domani. Poi domani abbiamo la macchina, se ne andiamo. Quindi
niente snack da mezzanotte, niente visite particolari. Se devi andare bagno, se devi andare bagno, faccia adesso. Lui si toglie tutte le mazzette che ha sotto la camicia nascoste. Prende, te le passa e dice: faccio prima che posso. Non fa casini, Vito. Giuro. Sì. Non parla con la gente. Vai dritto al bagno. Muto. E fai quello che devi fare. Muto. Vito apre la porta guardandosi intorno abbastanza circospetto. E tu vedi un tizio molto magro e molto discutibile. E comunque da dietro la porta gli dico: se passi dalla reception, guarda quali chiavi se ne sono andate. Che va verso la tua assistente, praticamente, perché sta andando verso la reception. E Loretta sta bussando sulla porta della reception. Vedi che si apre di nuovo il che si è spaventato a morte. La persiana. E c'è un occhio che guarda fuori e non senti che cosa dicono. Vedi che lei a un certo punto si china e si rialza con una chiave in mano. A te però sembra che quell'uomo molto magro che si sta avvicinando a Loretta tu l'abbia già visto altre volte. Sicuramente era presente a uno dei tuoi eventi in una delle città più a nord. Mm-hmm. Ti sembra strano ritrovarlo proprio qui stanotte, perché non era nemmeno una pausa prevista. E il fatto di rincrociare proprio una delle persone che hai già visto mi puzza. Ti puzza parecchio e si sta avvicinando a Loretta. Infatti io rompo gli indugi, scendo dall'automobile e faccio una corsetta verso Loretta e verso questo individuo sconosciuto. Tira un dado da 10, se fai dei numeri ti chiedo di 9. Perfetto. Fai dei numeri. Ha fatto un bel numero. Bello. Non ha fatto lettere, per una certezza. Lettere antiche, per la precisione. Credo che è successo con un viola. In erboristeria. Più carisma. Bella questa combo di cazzate, infine. Mi mancava. Loretta ha in mano una chiave, anche questa è una pataccona di plastica appiccicata, ed è la camera numero 9. Che, come hai potuto notare dai numeri mentre eri in macchina ad aspettare, è una delle uniche due stanze separate da tutto il resto, nell'angolo. Il tizio, appena vede che qualcun altro ha aperto la porta, si ferma a metà strada, stava andando verso Loretta, ti guarda per un attimo, dopodiché allarga praticamente la strada, si prende un po' di pioggia e va verso quello che sembra essere il diner chiuso dall'altro lato del piazzale, sempre continuando a tenerti d'occhio. Io, visto che cambia strada, visto che quell'uomo mi puzza, non lo fisso, perché non voglio assolutamente provocare una sua reazione, prendo sotto braccio Miss Loretta con una certa energia e provo a dirigere verso la camera che ci hanno assegnato. Noto qualcosa? Sento qualcosa? Allora fai una prova di percezione. Ok, un dado? Due. Ah, giusto, tutto due. 11. Bene, Roberto, tu che hai preso il foglio, guarda che cos'è, scusa, la prova di percezione. Pensavo fossero due fogli uguali. È quella in mezzo sotto. Observe situation. Sì, puoi fare una domanda. 11. Posso fare una domanda? Una domanda. Domande possono essere queste. Okay. Qual è il miglior modo via da questo posto? Cioè, attraverso questa situazione? Chi è il pericolo maggiore? Cosa posso usare a mio vantaggio? Cosa devo stare attento? Cosa è nascosto da me? E cosa mi sembra strano? Cosa mi sembra strano? Allora, ci sono in realtà un paio di cose strane. Innanzitutto il tizio che si è allontanato e che continua a guardarsi intorno con un'aria molto circospetta e che è uscito da una stanza in cui ci sono le luci spente. Mm-hmm. In più la macchina parcheggiata storta, ancora la portiera aperta e le luci sono accese, eppure quella è una cosa strana. E senti che dalla stanza di fianco a dove è la reception, quindi proprio mm-hmm. di fianco a dove siete adesso, ci sono parecchie voci dentro. Non riesci a capire cosa stiano dicendo, però ti sembrano tutte abbastanza preoccupate. Mi avvicino.
incuriosito. Mi sono detta, vada, lei vada in stanza un attimo, che io devo assolutamente vedere se questo è un posto degno della nostra presenza. No. Intanto nella stanza... E? Sanguafiotti! Tu hai trovato un po' di cose, tra qualche siringa che potreste usare per cercare di almeno togliere un po' del sangue in eccesso che si sta magari riempiendo. È un'operazione al limite dell'impossibile. Sì, perché io ho visto fare cose simili ad altri, ma non so cosa sto facendo io. No, soprattutto non è la situazione ideale, non sono gli strumenti adatti al 100% e nessuno di voi è un medico. Ma è più che altro, esatto, mi sembra che qualcuno in stanza sappia di più di me di quello che sta facendo. No, la donna che ti sta aiutando probabilmente ha fatto un corso di emergenza, però sì. Questo è un po' oltre il primo soccorso. Sì. Io guardo Frankie. Perché ormai dice, è Frankie. Relax, don't do it. Sì, esatto, no, lo guardo negli occhi tipo... Sto andando a Hollywood. Stai bene, Frankie, stai bene, tu passerai la notte. Perché tu sei uno con la pelle dura. Ho hai freddo. Capito? Pensa cosa direbbe tuo padre se ti vedesse adesso. Fai l'uomo, cazzo. Pensa cosa direbbe a te. E quello è il problema. Ha addestrato tartarughe con teste di uomo sopra. Esatto. Apposta per farle esplodere. Quindi figurati. In quel momento vedi che sgrana gli occhi e sta guardando qualche cosa dietro di te. Cazzo, non sapevo. Sapevo che saresti tornato. Io non mi guardo indietro, però cerco di capire se è una percezione familiare. Cerco sempre di... E allora fai un bel tiro di soul. Bene, meno due. Quattro. E non vedi un cazzo. Ma soprattutto. Mentre cerchi di capire che cosa c'è alle tue spalle senza girarti, vedi che Frankie alza... una mano, poi si sta cercando di riportare la mano su se stesso e in quel momento vedi proprio che la mano cade a terra priva di vita. Beh. La ragazza che ti stava aiutando ti guarda e scuote la testa. Troverò quel figlio di puttana e gliela farò pagare. Ma che cosa è successo? Non li ascolto, cioè nel senso sono ho lo sguardo perso nel vuoto e sto pensando ai fatti miei. Io cerco comunque di indagare sul corpo, cioè vedo se qualche arma da fuoco, un taglio evidente non c'è, quindi quando vedo che si sta avvicinando scatto verso di lui, non scatto fisicamente, però si vede che ma io stavo già operando sul corpo, quindi questa almeno lo noto. Ah, avevo capito loro due. Cioè io e lei, eravate okay. E c'ero anch'io lì a cercare di salvarlo. Mi quindi... riscuoto un attimo e ti dico, un figlio di puttana, abbiamo bucato, lui era fuori dalla macchina a cambiare la gomma, un figlio di puttana l'ha investito. Che pezzo di merda. Hai visto niente? Ma no, con questo tempo del cazzo, era buio, pioveva, ovviamente quando questo si è allontanato sono sceso per cercare di aiutare lui, ora che ho messo in moto e l'ho trascinato in auto era già sparito. Mi dispiace. Non abbiamo potuto fare niente. Cazzo. Io prendo un telo e lo copro. Cioè, se non sento né polso né niente, prendo un telo e lo copro. No, niente. Prendo un telo e lo copro. E mi sembra la cosa minima per dare un minimo di rispetto al corpo. Beh, spero che riusciate a dormire questa notte. Non penso che possiate fare altro. Me la caverò. Mico, togliamo il disturbo. Mi piace non aver potuto fare di più. Hai bisogno di qualcosa? Busso pure alla nostra porta. Siamo nella 8. Faccio di sì con la testa. Beh, grazie per averci tentato. Comunque, passate una buona notte. Io prendo la pistola, se non l'ho ancora presa. E prendo Trisha e ci allontaniamo. Allontanandovi, vedete, appena aprite la porta... Gli è andata la stanza a manto? Non ancora. Ancora no.
Lui ha fatto una cosa bellissima qua sulla scheda, si è segnato tutto quello che avete, una figata. Appena aprite la porta c'è un uomo molto ben vestito, molto, salta subito all'occhio appena lo vedete. E da come lo vedi è un uomo che ti è saltato parecchie volte fuori in descrizioni, senza essere mai direttamente coinvolto in qualche cosa su cui sta indagando. Però la sua descrizione è saltata spesso fuori. C'è un uomo vestito di azzurro, blu. Celeste. Un uomo celeste, di bell'aspetto, ben vestito, con colori sgargianti, alto, robusto, cioè di una certa stazza. Comunque la descrizione combacia. Io cerco di non calcare troppo l'occhio per dare, per fargli capire che ho riconosciuto qualcosa. Gli do un buonasera. Buonasera figliolo, alzo la mano. È una buona serata? Non molto. Che è successo? Che è accaduto? Posso qualcuno essere d'aiuto? Purtroppo ormai no. Qualcuno è ah, vestito. Le vie di Dio sono infinite! Fatemi vedere! Nulla è mai perduto! Se ci sono uomini di potere e di fede! Alleluia! Alleluia! Serve più un'estrema unzione, purtroppo. Ah, ne ho tirati su nella mia carriera! Mi faccio vedere il ferito! Io ho appena aperto la porta per uscire, quindi primo tu senti tutto. Secondo, mi scanso dalla porta e vi faccio, guardi, non so se è il momento, io... Però faccia lei. Beh, se proprio non posso fare niente, almeno conforterò l'anima del povero. Quello forse potrebbe essere d'aiuto, però mi sembra un momento molto buio. Io esco, mi chiudo la porta alle spalle e gli dico... Ti guardo e ti dico... È un altro lo spirito che può rinfrancarmi adesso. E vado verso il bar. Nel frattempo, John è riuscito a recuperare la chiave di una stanza. Gli ha infilato i soldi sotto la porta. Lui ti ha infilato la chiave da sotto. È barricato dentro ormai il tizio della reception. Barricato, siamo sulla buona strada. Esatto. Ho bisogno di alcol. E ti ha dato la chiave della stanza numero 5. Ok, Betty, direi che è il momento di posare le valigie. Che ne dici? Lei si mette il suo cappello a tesa larghissima, che aiuta anche contro la pioggia. Prende le sue borsette, le appioppa in mano e va verso la stanza. Ok, dovrò dormire in stanza con Betty, la cosa mi preoccupa. Però, io comunque incuriosito dal casino... Vedo tutti quanti che ritornano in quella stanza là, mi avvicino, porto le valigie alla stanza, esco e ritorno verso... Quando porti le valigie alla stanza, vedi un tizio molto magro che sta andando praticamente sul retro del diner, dove presumibilmente ci sono i cessi a questo punto. Bello sto posto che c'ha i cessi all'esterno sotto la pioggia. Un diner. Vai a cagare nel diner, ok. Esatto. E a parte quello, Al, verso la tua stanza sta venendo una signora che potresti definire la tipica signora del sud, accompagnata però da un uomo che tu ben ricordi, perché Frank ha già avuto a che fare, non Frankie, Frank De Simone, esatto, il capo, ha già avuto a che fare con lui in passato e non dovrebbe più essere vivo. Che è il tizio vestito da azzurro? Che è il tizio vestito da cowboy. Il tizio vestito da cowboy. Che proprio mentre viene verso di te guarda nella tua direzione, probabilmente tu non hai notato nulla perché lui è a luci spente. No, io poi ho chiuso la porta e sto guardando tipo dallo spioncino. Però, sai, guardando a caso, guarda nella tua direzione e a te si gela un po' il sangue, perché la persona che doveva averlo ucciso eri tu. Dun dun dun. Tu eri stato mandato a uccidere questa persona. E tu hai fallito. Ed eri sicuro di averlo ucciso. E sta camminando... Sicuro, tipo buttato poi il corpo in acqua. Sì, nella baia. Eppure sta camminando verso di te
e apre la porta proprio di fianco a quella della tua stanza. Metto le mani in faccia, mi gratto un po' la faccia e rilascio lievemente la mano sulla pistola, perché non è questo il momento. Se Frank venisse a sapere che non è morto... Sì, però io sono certo che sia morto, sarà o il fratello o qualcuno che gli assomiglia per forza, bisognerebbe fare domande, Ma sai che Vito sarebbe il primo pronto a metterti nella merda pur di scalare... Però sarebbe anche quello sicuro di riconoscerlo. Sì, a maggior ragione, se Vito lo riconosce e alla fine di questa serata non sono tutti e due morti, quello che ci va di mezzo sei tu. Sì, sì. Vito lo posso trattare. Comunque, dopo aver appoggiato le valigie, torni verso quella stanza verso cui stavano andando tutti. Da qui adesso vedi uscire tutti quanti. Compreso quello che sembra essere a questo punto un predicatore dal discorso che ha fatto. Però non l'ho sentito, quindi... Vabbè, stava urlando in mezzo al cortile. Urlando proprio? Oh, se volevi fare... Okay. No. Puoi, però... Beh, a me vicino al predicatore, gli altri non mi erano sembrati tanto simpatici. No, non molto. Allora, salve, anche lei fermato qui dal maltempo? Purtroppo sì, e vedo che c'è molto bisogno di un uomo di Dio in questo posto. Oddio, sta già piovendo come Dio la manda, ma perché dice che c'è bisogno di Dio? Le inviterei a non bestemmiare, per favore. Anche il pronunciare, scusi, non sono abituato. Lo so, ma non c'è problema. I peccati si fanno per essere perdonati. Se uno non potesse peccare, non potrebbe nemmeno essere perdonato. Mi sono leggermente perso, ma accetto. Quindi lei è un uomo di Dio? Sì, io sono il profeta. E mi dicono anche modesto. Lei invece arriva da un circo? Arriva Dio e un microfono. Sai che non ho creduto ad ammazzarlo. Ah, lo chiamano anche così, Hollywood, amico. Ah, un attore. Certo, tutti interpretiamo la nostra parte nel grande disegno di Dio. Questa l'ho sentita l'ultima domenica in chiesa. Bravo! Stavo dicendo dove cazzo l'ho sentita in chiesa, effettivamente. Non sono quelle robe che dentro. Il fatto che lei vada in chiesa la nobilita di sicuro. Certo che si va in chiesa, secondo lei, da dove viene il mio talento, se non da Dio? Dio ha molte strade misteriose. E in questo momento senti un urlo provenire da dietro, praticamente dall'angolo più remoto del piazzale, dalla stanza numero 9. Miss Loretta, mi scusi, la mia assistente, e corro a perdifiato. Quando una donzella urla bisogna correre, e lo inseguo. Arrivi alla porta, provi ad aprire ed è chiusa a chiave. Da dentro vedi che c'è la luce accesa, ma la tenda è tirata, quindi non capisci cosa stia succedendo, ma non senti più provenire nessun... Vabbè, io provo urlo. A tirare la mazza. Busso fortemente. Miss Loretta, mi apra! Non c'è risposta. Allora tiro una mazzata alla porta, cioè provo. Una prova di violenza. 13. Ok, riesci ad aprire la porta, la sfondi, quindi non sarà più possibile chiuderla. E la scena all'interno è peggio di qualunque cosa tu abbia mai fatto nei tuoi tour in giro per gli Stati Uniti. Vedi che Loretta è legata al letto e qualcuno le ha tagliato la gola scrivendo sul muro con il sangue 2. Io sgrano l'occhio, rimango impietrito. Mi avvicino semplicemente per sentire se c'è ancora polso. No. Anzi, ti sembra quasi che il cadavere sia freddo.
Che sarebbe impossibile perché siamo arrivati a... Lei appena sentita urlare. Maledizione. Comincio a guardarmi indietro da tutte le parti. L'urlo l'avete sentito tutti quanti. Beh, dietro di te ci sono, io ti stavo inseguendo. Oh, per i mille vitelli grassi di Dio. Scusi, padre. Io non sento più... E via, la creatività incontra la blasfemia. È blasfemo ma non bestemmia. Sei una botte di ferro, sei inattaccabile. Come neanche avessi detto mio padre. Ne riparliamo poi in Vaticano, però. Esatto. Vabbè. Vabbè. Io non colgo la sottile provocazione. Che sei un po' traumatizzato. Perché sono leggermente traumatizzato. A te viene in mente subito il tizio che ti aveva notato, che ha cambiato strada e che è venuto proprio dietro al diner che è di fianco alle vostre stanze. Fai, se vuoi... No, anzi, dimmi che cosa vuoi fare. Allora, io... cioè, nel senso... dopo un primo momento di shock, naturalmente... mi parte la pancia, nel senso, voglio trovare immediatamente quello che ha fatto questa cosa, cioè sono molto fuori di me, e soprattutto per le implicazioni che questa cosa ha e per il mio legame con Miss Loretta, quindi voglio corrergli dietro, voglio trovarlo. Ok, fai allora a questo punto un tiro di percezione, perché non stai investigando, stai proprio agendo 12 di pancia. Puoi fare una domanda. Sempre tra le solite? Sempre tra le solite. Cosa mi è stato nascosto? Cosa è stato tenuto nascosto a me? Allora, la finestra sul retro è chiusa. Mm-hmm. La porta era chiusa da dentro. Non tirare dadi da solo. Quindi o si è legata e uccisa da sola, mm-hmm, o è successo qualcos'altro, cioè o c'è un passaggio segreto. L'unica cosa che ti viene in mente è che ci sia un passaggio nascosto. Hai sentito di molti che costruiscono dei motel mettendo dei cunicoli da cui passare per spiare quelli che dormono nelle stanze, in particolare le ragazze che sperano di diventare attrici. Questa è l'unica cosa che ti viene in mente, perché non c'è un altro modo per entrare a parte la finestra e la porta. Ho capito. Finestra che è chiusa? Finestra che è chiusa e porta che era chiusa da dentro. Ok, io ho... Perché la chiave è ancora infilata nella serratura. Ho un momento di sbandamento per questa cosa. Dopodiché mi giro verso di lui, che è dietro di me, e dico... Mio caro signore, vi devo chiedere un piacere. Mi indica. Potreste andare ad avvertire alla reception il proprietario del motel che in questa stanza c'è stato un efferato delitto. Io intanto devo andare alla macchina. Credo che l'uomo proprietario del motel non ci possa essere molto d'aiuto. Un cagassotto del genere non credo di averlo mai visto. Ma... la mia assistente sicuramente saprà cosa fare. Sì, ma almeno può fare una telefonata, il cagasotto. Giusto, vedo che anche lei sa cosa fare. Io devo andare in auto. Devo prendere degli attrezzi perché questa stanza è da mondare. E vado a prendere il kit da esorcista. Non so cosa voglia dire mondare, ma vado. Io vado. Mondare, quando c'hai io? Quello delle patate. Esatto. Ah, quello, davvero? Va bene, ok. Io corro verso il tizio della reception e non mi ricordo le strade, come sono le stanze, la mia è... Tu sei praticamente al centro della fila di stanze principale, la reception è... Ok, in realtà corro sotto il porticato per non prendere troppa acqua, quindi mi fermo alla mia stanza e faccio... Betty Lou, abbiamo un problema, qualcuno sta uccidendo le donne qui, quindi seguimi. Ok, forse anche gli uomini, visto che l'altro mi sembra fosse un ragazzino. Ma seguimi. C'è un solo problema. Non c'è Betty Lou, è già morta.
Non c'è Pettilù. A porco puttana. C'è, un po' dappertutto. Esatto. La quale parte di Pettilù ti sta rivolgendo? Hanno vinteggiato la stanza. Comunque la frase l'ho detta lo stesso perché ho spalancato la porta come un fiume in piena. Entrando in camera tua? Sì. Io la ascolto attentamente e inizio a pensare e vorrei fare una prova di percezione in stanza. Per vedere se trovo qualcosa che mi può essere utile. Non adesso, perché ho visto che ci sono poliziotti. Ma magari durante la notte, qualcosa che mi può aiutare a entrare nella camera e magari far sembrare un suicidio quello che potrebbe accadere al nostro amico texano. Roberto, tu hai detto potrei avere il dubbio che fosse suo fratello, ma sentirlo parlare toglie il dubbio. Sì, mi ha tolto ogni dubbio, perché ha aperto la porta e ha iniziato a parlare, e lui. Non ce ne sono due che parlano così in tutto il mondo. E c'è... Questo non so come la voglio per Claudio. Io? Sì, perché c'è quel passaggio del vuoto di... Tu non lo sai. Quindi, no, appunto, però... E allora, lingua, hai voluto prenderti un segreto che è non mi ricordo. Ok, mo non ricordi. Quindi la voce la riconosco? Sì. Ok. Vedo se c'è qualcosa in stanza che mi può aiutare, o anche fuori, se posso, voglio fare un po' di investigazione anche per capire se fuori, da uscendo dalla finestra, posso entrare nella finestra di qualcuno. Ok, fai un tiro di investigazione a questo punto. Ma mi può servire per roba per dopo? Sì. Ok. Investigazione e reason, giusto? Sì. 13. Allora, puoi fare una domanda tra queste. Come posso trovare qualche cosa su ciò che sto investigando? Qual è la mia sensazione di pancia? E che cosa c'è di strano su quello che sto investigando? La prima era? Cosa mi può essere utile? No. Cos'altro posso trovare su quello che sto investigando? Cos'altro posso trovare su quello che sto investigando? Perché di pancia già mi dice che è lui. Quindi... Esatto. Purtroppo questa cosa avverrà un costo. Puoi scegliere se metterci di più di quanto... Sì, tanto prevedevi. Non ho intenzione di uscire dalla stanza. Okay. Io per adesso almeno. Allora, nella stanza, volendo, ci sono un po' di cose che puoi usare. Tu magari per scassinare la porta. Ma oddio, le porte non ti sembra che siano particolarmente robuste. Trovi in giro tipo il cavo della lampada, il cuscino piccato, soffocato. Esatto. Okay. Quelle sono tutte faccio cose che oltretutto con stanza perdo tempo a metterle a posto, organizzarle in maniera metodica. Se dovessi prendere quello, poi in realtà mi accorgo che mi serve l'altro. Perché ovviamente per impiccarlo ci vuole più tempo. Sei pure ossessivo compulsivo. Riordina il cuscino più grande, quello più piccolo, la cosa più corta. Io sono molto meticoloso. In the meanwhile, io farei anche per uscire alla porta dopo aver sentito l'urlo della donna, è accanto. Giustamente. Mm-hmm. E io e Trisha usciamo e sopraggiungiamo al luogo. Non so se becchiamo lui che sta uscendo. Se becchiamo. Stai Gianni beccando sta uscendo. Lui che sta tornando verso la macchina. Ma no, che è successo? Abbiamo sentito la donna gridare. Hanno ucciso la mia assistente. È stata un'opera del demonio, Satana. Lo sento questo. Nel bagagliaio. Esatto, io che sta strillando. Allora inizio a pensare a qualcosa per farlo poter sembrare un qualcosa di rituale o Claudio. Beh, allora io sono mi sono trovato un tavolino, ho trovato accesso in maniera molto gentile. Scardinando l'anta, esatto, al bar dei liquori, mi sono versato un bicchiere di... Stiamo facendo fuori tutti i serramenti. Esatto, siamo contrari alle porte, va bene? Uccideremo le ruote. Ci piace l'open space. Esatto. Noi siamo i cavalieri che ci piace l'open space. No, perché... Okay. Allora, sto sorseggiando questo whisky, seduto su questa sedia, sto guardando fuori. Una gamba incrociata, sento sotto le urla della donna, sento il panico che si diffonde e in questo momento io sono freddo, molto freddo, sto riflettendo perché io so che sarebbe successo, che prima o poi sarebbe successo, che questa cosa mi sarebbe piovuta sulla schiena e che in una notte molto simile a quella in cui sono nato, strano ma vero, l'ombra avrebbe richiesto il suo tributo. E quello che sto facendo è che io sto pensando,
dato che sai, c'è sempre una cosa più importante da fare, c'è sempre un tizio, c'è sempre una talpa da stanare, c'è sempre un carico di armi da far passare oltre il confine, quindi alla fine non ci pensi a queste cose. Ripenso adesso alla conversazione che ho avuto con il mortisiero che avevo pagato fior di soldi in una visita in Messico, per farmi togliere, cioè per farmi levare dalla schiena, cioè in modo che mi levasse dalla schiena questa maledizione. E lui, da bravo mortisiero, mi ha detto: sono cazzi tuoi, tu devi trovare un modo, cioè non c'è possibilità di toglierla, devi trovare un modo. Questo mortisiero aveva una forma molto simile a quella di un manuale da giocatore che ho letto, il mio Dark Secret, e ho visto cosa c'è dentro, che l'unico modo per sconfiggere l'ombra è trovare un modo o di ucciderla o di trovare un trucco per fregarla nel patto che ho fatto con lei. Peccato che io il patto non me lo ricordo per bene, cioè anche io ti lui posso aiutare, ti chiederò, ok? Quindi sto pensando come se fosse uno dei tanti nemici che mi sono lasciato alle spalle sanguinante, e sto cercando di pensare cosa ho visto, cosa è successo, quando l'ho vista agire, come l'ho vista agire, e sto pensando come sbarazzarmene o come levarmi al ritorno. Ovviamente delle grida nell'hotel non me ne frega niente, perché so che le cose potranno solo andare peggio, e nella mia personalissima psicopatia sono convinto che sia una cosa che scenda solo con me e che sia riferenziata solo a me. Ok, fai una prova di soul, perché stai cercando di vedere attraverso l'idea. Ora è quella che mi sono messo a meno 2. Esatto. Ora ho capito perché non riesci a levarti la maledizione. In realtà per togliere la maledizione bastava rompere una pignata lo Dios de los Muertos. E invece? E tu invece? Dovevi partecipare a una quinsegnera fino a 17, 15, 15. Successo totale, culo. Allora, senti che l'ombra è lì con te, e il fatto che le stanze che hai visto fossero al buio era un segnale dell'ombra che ti ricordava che lei è qua per te. Ed è arrivata a riscuotere. In più inizi a notare alcune cose. Innanzitutto il primo dramma della serata è successo nella stanza numero 1. Ok. Come uno? È successo nella stanza numero 2. Ah, della mia. 2 era nella 9. Frankie è morto nella 1. Frankie è morto nella 1. Ah, ok, giusto. Esatto. Loretta è morta nella 9. Loretta è morta nella 9, e a quello ci arriviamo dopo, perché lui non ha nemmeno sentito, cioè non ha badato alle urla. Io sì, so che qualcosa di brutto sta capitando, lo dopo è scontato, tra virgolette. E l'orologio che hai davanti a te è fermo alle 3, e guardando l'orologio che hai al polso è fermo alle 3 anche quello. 3 mi ricorda qualcosa sul mio... Mio passato. Al momento no, però è evidente che non possa essere una coincidenza che l'orologio di un diner dove non entra nessuno da almeno una settimana sia fermo esattamente sulla stessa ora del tuo orologio da polso, che funzionava fino a che non l'hai guardato adesso. Io comincio anche a pensare che le persone qua dentro potrebbero, cioè che la gente che sta qua dentro potrebbe magari placare la sua fame. Potrebbero, se gli è sacrifico, placare la sua fame. Quindi adesso cercherò di conoscerle meglio. Ciao. 3-3-1, stanza. Però non ti ho mai visto, in realtà. Roba da 4. Sì, lui al 9. E io vado 5. Nella stanza, sopraggiungo. Ok, un po' quello mi si palesa davanti è l'omicidio di questa donna sul letto. Sì, lei è stata legata al letto, le è stata tagliata la gola, e con il sangue è stato scritto 2 sul muro. Niente, allora farei una prova di investigazione insieme a Trisha per vedere se notiamo qualcosa che a un primo occhio può sfuggire. Ok. Il nodo è stato fatto da un marinaio esperto. È stato 11. Simone Bonavita. O Sir Kevin. O Sir Kevin. 11. Che è molto più esperto di Simone Bonavita. Se fuori ci sono 2 navi, Sir Kevin.
11, puoi fare una domanda tra che cosa altro posso trovare su quello che sto investigando, qual è il mio sesto senso in proposito. O, siccome ho il vantaggio analista, se c'è una connessione tra tutti gli eventi successi stanotte. Però... Allora, gli eventi successi stanotte sono tanti e apparentemente sono effettivamente sconnessi tra di loro. Però quello che ti sembra strano è che la ragazza morta qua dentro è legata nella stessa posizione in cui è morto il tizio nella stanza numero 1, che però non era legato. Però il come la posizione del corpo da legata di questa donna è identica alla posizione in cui hai visto morire il ragazzo nell'altra stanza. Ok, dato che questa è una cosa che si ripete, uso il secondo vantaggio delle tracce per vedere se riesco a ricollegare un modus operandi. Quindi tiro sempre sul reason e poi dipende dal risultato per vedere quale delle cose riesco a ottenere. Stavolta un po' meglio. 18. No, scusami, 16. Ok. Allora, posso chiederti fino a 3 delle cose che hanno i vantaggi di sotto. È stato mai successo una cosa del genere nel mondo? Se ci sono tracce o marchi che si sono lasciati addietro mentre facevano queste cose, e se qualcuno ha già cercato questi tipi di indizi nella stanza o ha fatto in modo che venissero trovati. Allora, tutte queste 3 domande? Sì, ho capito bene da qua, sì. 15 più, ask. Sì. Dunque, altre volte nel mondo una cosa del genere... Sì, è sicuramente successo, perché di malati di mente che cercano di lasciare il segno ormai se ne inizia a parlare. È successo la prima volta con la Dahlia Nera proprio a Los Angeles e con altri omicidi che sono arrivati subito dopo di gente che copiava il modus operandi. Non ci sono tracce da nessuna parte all'interno della stanza. La ragazza è vestita, non ci sono tracce di sangue lasciate per terra. Se qualcuno con una mano sporca di sangue avesse scritto sul muro goccia. E poi se ne fosse andato, qualche goccia sarebbe caduta, invece non c'è niente. E anche guardando come è stato scritto, ti sembra che sia stato scritto in maniera impossibilmente precisa. Se tu avessi scritto con il dito, con un pennello, comunque vedresti il segno un po' del dito, un po' del pennello che ha lasciato. Invece è preciso, è come se fosse stato usato uno stencil per lasciare questa scritta sul muro. Una bomboletta spray di sangue e un aerografo con sangue. L'ultima domanda in realtà è: chi altro sta cercando di trovare quello che sto cercando io? Ma sì, te l'avevo un po' più girata, nel senso, o qualcuno sta facendo in modo di lasciare delle tracce, un messaggio. Sì, questo è evidente, è stato lasciato per avvisare qualcuno. Sì, no, nel senso, c'è magari un'evidenza più marcata che non si nota un primo colpo. Quello che ti sembra è che il messaggio sia stato lasciato per qualcuno in particolare, e per come è scritto, cioè proprio il tratto con cui è scritto, credi che sia stato lasciato per te, perché è molto molto simile alla scrittura del tuo povero amico defunto che ti ha messo in questa direzione. Che bello. Quindi o qualcuno sta cercando di prenderti in giro o comunque sta cercando di attirare la tua attenzione. Ok. E mentre facciamo tutto non questo... solo, il tuo amico si chiamava Ferguson. Il motel dove vi siete fermati si chiama Ferguson. Coincidenze? Io non credo. Sul cazzo, Angelo. No. Vedi?
Chiedono anche di controllare se ci sono 50 torce. Subito. Non ci sono, te lo dico subito. No, sono già in stanza di John. Betty Lou è uscita evidentemente dalla stanza perché non c'è traccia di lei. Oh, toro seduto. Se non mi venivano imprecazioni diverse, volevo evitare di bestemmiare. Va sempre bene. Betty, Betty, dove sei finita? Vado in bagno a vedere. Betty, non è che non sei presentabile? Non c'è il bagno in stanza, come abbiamo appurato prima. Io sono un po' rincoglionito e non ho guardato. Cioè, abbiamo appurato noi giocatori, io no. Non ero ancora entrato in stanza. Non c'è il bagno in stanza. Ok. Oh mio Dio. Corro fuori e vado dal portinaio. Ehi! E comincio a bussare. Lui apre la sua... Apri questa maledetta porta o te la sbatto giù. No, no, non ci penso nemmeno. E allora te la sbatto giù. Fai una calcione. Prova di violenza. Oh, pensavo di testa. Hai fatto... Ti volano porse. Fondo la porta con la testa. Comunque è vero, per adesso i serramenti sono i nostri nemici. 12? 12? No, 13. No, 13. Non ho bisogno di fare nulla, ci penseranno le porte per me. Sì, sono quelle mosse che ricevi dai fallimenti del tiraggio le porte. Esatto. Per questo io l'ho aperta. E mi ci nascondo dietro, perché so che sono nemici temibili. Tutto ciò. Tutto ciò che non causa. Allora, poi. Scelgo io, perfetto. Come scegli tu? Scelgo con 13. Io. Sì, sei riuscito con un con costo. Giusto, scusa. È da 14 in su. Quindi, allora, tiri una spallata alla porta. E però il tizio si era preparato al di là della porta quando ha visto che ti tiravi indietro. E appena riesci a sfondare la porta, vedi che ha tirato fuori da dietro il bancone uno di quei fucili a canne mozze che ti sta puntando addosso, pronto a spararti al minimo movimento. Sarebbe la cosa più bella e quanto sarebbe realistico il gioco se io, rimanendo in stanza tutta la sera, tipo sono l'unico che si salva, lui che devo uccidere muore, Vito che poteva essere il testimone è morto pure lui, e la mattina con la macchina... Ma io sappiamo già che andrà così... E tu andrai, uscirai la mattina e fa occhio. Quella macchina va via. Possibile e non farli brutti. Basta. Io mantengo sangue freddissimo. O meglio, cerco. E provo a sfruttare il mio fascino da pistolero. Al cinema funziona sempre. E muovendo lentamente, muovendovi in maniera ierotica, okay. Mi appropinquo verso di lui senza far sembrare che mi avvicino per spostargli la canna del fucile. Questa voglio vederla. Mi avvicino, ma faccio sempre che come un prestigio. Michael Jackson, che così. Michael Jackson, ricorda? No, Michael Jackson si inclina in questo modo. Ah, ok. E poi lo stendi sul pugno di lato. Cioè, no, per spostargli il fucile, esatto. E vabbè, mi fai paura. Però è vero, è un buon modo, è una buona imitazione. Marcel Marceau sarebbe fiero. E lo immagino così adesso. Allora, non ho intenzione di farti nulla, mai avuto in questo motel un morto, una morta per omicidio ed è sparita la mia manager. Come una morta per omicidio? Ecco, appunto, quindi... Lui alza ancora di più il fucile. E invece di alzare quella canna, alza la cornetta e chiama la polizia. Fuori da qua! Tira, fai un bel tiro di carisma. Alzare quella canna e metà. Non è coolness che è act under pressure? No, perché devi convincere lui. Minchia, sono una merda. 13 però. 13 basta? 13. Beh, dai, non è 9. Scelgo sempre io, che bello. Che bello. Si fa un passo indietro e ti fa cenno di andare verso il telefono. Io questo fucile non lo abbasso. Se vuoi usare il telefono puoi usarlo, ma io come vuoi ragazzo, ma la sicura la toglierei fossi in te se lo vorresti usare. Clac, toglie la sicura. Pirla. Dannazione. Davvero coglione. È un vero coglione. Lo adoro, cazzo. Lo adoro. C'è bisogno sacco. Di una prova. Ok. Hai un nickelino o funziona in automatico il telefono?
Prendi quella cazzo di cornetta e basta! Va bene, ma sta calmo. Faccio un 118. Non hai pagato la bolletta, mi sa. Non funziona. La linea è muta. Sarà la pioggia, no? No, è muta, non è la pioggia. Lui rialza il fucile, metti giù la cazzo di cornetta e fuori da qua allora. E se poi qualcuno uccide anche te? Tu non ti preoccupare! Ma sei sicuro? Non fuori! Mi sembri in grado di usare quel fucile. Spara un colpo in alto, poi ricarica con la seconda. E nel frattempo cartuccia. Si sente nel corridoio dove c'è la mia porta, si sente. Ok, voi tutti fuori da questa stanza sentite un colpo di fucile a carne mozza partire. Alzo le mani, prendo il cappello, saluto, bene, buona morte a te e me ne vado. Te ne vai, richiude la porta che non riesce a stare chiusa, senti che dopo un attimo sta spostando il bancone davanti alla porta. C'è comunque una vetrina gigante che fa sfondare. Siccome non ho ancora fatto niente, né poggiato le valigie e ho ancora le chiavi della macchina in mano, io vado la macchina con Trisha. Io andrei. Scusa tanto, ma sei un poliziotto. Quale puoi? Hai voluto far poliziotto? Prima, no, è un archivista. Ah, ok. Militare, furiere. Ah. Esatto. E io vado alla macchina con Trisha. Come Switch di scuola di polizia. Esatto. Vai alla macchina, infili le chiavi nella tanto macchina, lo so che mi parte. E però senti che... Scusate, ho appena letto il commento di Luca. Ciao Mario, sì, sei un pelino in ritardo, ma non ti preoccupare, tanto la fine è quella che già ti aspetti. Sì. La sicura quello che gli poteva fucire l'ha fatta togliere. Il prossimo passo è prendersi un meteorite in faccia. Spoiler. È uno spoiler di un anno e mezzo fa. E decide di non schivarlo in realtà. Solo se qualcuno non ha ascoltato il 13esima era. Esatto. Se uno l'ha ascoltata. No, però quello lì non la era il 13esima era, Era Rifts. Era sì. Rifts, mega danni! Mega danni! È la fine ingloriosa del mio personaggio. Di tutti i personaggi. Tutti, è diventato un nano, cazzo. Così. Cazzo, terribile per te. Va bene. E niente, io faccio... Allora, mi rassegno che qui sarà una serata di merda. Prendo Trisha vicino e... Vado in camera. Allora, quando li vedo passare... Dato che sono lì vicino all'altro che sto bevendo... Gli guardo allora. Sì, allora okay. Gli faccio i voi. Avete un'arma? Ah. Chiudete fin camera. Fate a turni. Evitate di dormire. E non contate sull'aiuto di quello stronzo. E indico la stanza in cui si è chiuso quello che tiene il receptionist, perché se è come penso, però nella direzione mi sa che ci sono io se indichi da quella parte in questo momento. Non sarebbe sbagliato, okay. Vito nessuna traccia, immagino. Se va come penso è probabilmente lui che si sta divertendo facendo la parte di quello spaventato. Se ho sentito le urla, stanno succedendo brutte cose. Questo posto è suo, lui lo conosce. Non fidatevi. Stai al sicuro anche te. Faccio di sì con la testa. E torna a bere. Io vorrei fare un tiro di lingua biforcuta. Siamo vicini alla posturinata? No, no, è un'abilità che ho. No, l'ha dichiarato prima di tirare. È vero. È un'abilità che ho che se riesce mi fa intessere buone relazioni con PG e PNG in pratica. E se non mi riesce sono cazzi. Oddio, non lo so, sono cazzi, devo vedere. Gli sparo. E 8, 9, 10, 11 in realtà. 7, 8, 9, 10, 11. Bene ma non benissimo. Bene ma non benissimo. Allora, lingua biforcuta, da 10 a 14 scelgo una delle opzioni della lista. Però c'è anche una complicazione. Allora,
Mi vedono come un amico a cui si possono rivolgere quando, quando hanno bisogno. Cadono in... cioè, si innamorano di me. Minchia. O... si sentono traditi, umiliati o manipolati quando, quando abuso della, della fede che hanno in me. Beh, dai, direi si fidano. Mi piacerebbe che sua moglie si innamora, però sarebbe brutto. Direi che si fidano. Si fidano di me. La complicazione è di... Sei brutto! Si fidano di me e quindi pensano di potermi, di potersi rivolgere a me in caso di bisogno. La complicazione decidere tu. La complicazione... Ti staccano la testa! Esatto. No. Io mi fido di te, ti amano, da morto! Ti amano come la man- la mantide ama il suo mantido. Il suo mantido? Il suo manto. La man- la mantide, no, il problema è che su di lei vedi un'ombra veramente molto pesante coprirle il volto. Ok. Io nel frattempo che Vito non arriva, prendo una foto di un cuscino, ci metto dentro le mazzette quelle di Vito, la chiudo, cerco di nasconderla se c'è un asse che posso staccare o qualcosa nella stanza, e poi mi rimetto di fianco alla porta con la mano sulla pistola, in piedi. E fammi un tiro a questo punto di Keep It Together, che cool. È un tiro di willpower. Ah, ah ok, non coolness. No. Quindi tiro normale più willpower. Sì. 7. Mego io. Ai ai ai. Che bello che hai fallito. Ti eri appena riavvicinato alla porta e stavi avvicinando l'orecchio per sentire cosa c'era fuori, mentre da fuori bussa qualcuno con violenza e tu, preso dal panico, fai scivolare l'arma fuori troppo velocemente e spari un colpo attraverso la porta. Chi c'era nel nel cortile sente un altro sparo. Olè. E davanti alla porta numero 4 vedete cadere a terra qualcuno. Kevin. Hanno ammazzato Kenny. Bastardi. Hanno già ammazzato Frankie, brutti bastardi. Esatto. Grandi da casa. Quando hanno vestito Kenny, ho fatto: hanno ammazzato Kenny, brutti bastardi. Allora. Bella tecnica chi? Per uccidere qualcuno, ma chi era? Beh, non lo so. Penso che non lo sappia. Cioè, quelli che erano nel corridoio lo sapranno, no? Sì, no? Sì, basta guardare. Anche perché i fari della tua macchina sono proprio accesi, puntando dritti verso la stanza. Io sento qualcosa cadere al di là. Sì. Allora io apro la porta e punto la pistola in basso. Vito è a terra con un colpo nel petto. Testa di cazzo, perché, perché bussi così? Provo a prenderlo per un braccio e trascinarlo dentro la stanza. Beh, voi vedete lui aprire la porta con la pistola in mano e trascinare la persona morta dentro. Prego. Ma nel senso, no, io non parlo, io sto pensando dentro di me, penso. Vai. Richiudo la porta e vedo come sta messo. Non sta messo bene. È vivo però? No. Fa una favola allora. È molto, guarda. Bene. Quindi mentre mi accorgo con una mano sta ce l'ho, una crema. Ce l'ho sul sta una crema. C'ho una mano sul collo e sto sentendo il battito. E l'altra mano era sul cuscino. Però mi rendo conto che è morto, quindi lascio la mano sul cuscino. Apro la porta, guardo chi c'è intorno. Cazzo, qua neanche le camere sono sicure. Con la pistola infoderata. Ci rinchiudiamo tutti nel diner. Cercate di non avvicinarvi a sta porta. C'è comunque un buco, signore. Non so problemi tuoi. No. Sherman, tu eri andato a prendere il kit per fare un esorcismo. Esatto. Ora ne devi far tre. Quattro. Quattro. Aspetta. Ah, giusto. Quando sento lo sparo, riguardo l'orologio. Rimane fermo sulle tre. Sulle tre? Mm-hmm. Ok.
Allora la tua roba potrebbe essere ancora viva, forse. Beh, io sento lo sparo, ovviamente. La vedo proprio male, eh. No. Mi spavento, chiaramente. Poi prendo il mio kit d'esorcismo, vedo il capannello tirando giù il bagagliaio. Sì. E allora corro anch'io. Cosa sta succedendo in nome di Dio? Ci sono stati due spari, uno di un fucile a canne mozze e uno di una pistola, nel frattempo. Non lo so, ma io direi di metterci tutti dentro il diner, così ci copriamo meglio le spalle. Ma non lo so, vista la facilità con cui alla gente partono i colpi qui, il fatto che uno stia alle mie spalle non mi rincuora. Oddio, neanche davanti a per pensarci. Cazzo, ma dietro un balcone è meglio che davanti a una porta che... Beh, visto che il ragazzo qui si è già fornito con degli alcolici, prendiamo su una bottiglia e andiamo nel diner. Ehi, buffone. No, quel ruolo non l'ho mai interpretato. Ragazzo mi ci chiamava soltanto mio padre. Quanti anni hai poi? 50. Scusa, se sei 45 sei più giovane di me, sei un ragazzo. Via. Un autentico coglione. Mi sento... E che ne ho 50, ne dimostro 70. Mi sembra di aver capito che lei è un uomo di Dio. Sì. Beh, padre, dobbiamo soltanto sperare che questa sia opera dell'uomo. Reverendo, prego. Un po' come le pare. Le nostre probabilità di uscire da qua sono sicuramente maggiori se agiamo come ha detto Andy. Andy, Vincent, piacere. Piacere. Se siamo uniti sarà più difficile per chiunque voglia farci del male coglierci di sorpresa. E penso che qualcuno di armato di pessime intenzioni ci sia qui. Beh, diamine. La mia povera Loretta. Mi spiace sapere che le è capitato qualcosa di brutto. Ah, ho perso una valida assistente. Adesso, come minimo, per farne arrivare un'altra a Las Vegas da Charleston ci vorranno almeno 4 giorni. Andiamo nel diner. E dopo che ha detto questa cosa, mentre si reca nel diner, io cerco di mettermi, cioè di ascoltare quello che mi sussurra l'ombra, perché tutto a un tratto in me nasce una gran voglia di sacrificare il prete all'ombra. Anche il prete ha voglia di sacrificarsi adesso all'ombra. Sono indeciso. Comunque vita proprio un coglione, Sai che c'è uno di fianco alla porta con la pistola e fai... Sì, effettivamente. Mi immagino nella stanza che gli fai, sei un coglione, sei un coglione. Un paio di calci. Esatto. Fai un altro bel tiro di anima. Cos'è che hai detto all'inizio di questa puntata? ho detto, anima sarà la cosa meno importante a meno che voi non cerchiate di fare quelle robe lì. Infatti, beh, comunque avrei messo solo meno 2 lo stesso perché io non penso che Vincent sia dotato di un'anima, quindi... E... Oppala! 2, 4, ho fatto 4! Allora, quello che hai visto è semplicemente un indizio su che cosa succederà tra poco. Il come non ne hai assolutamente idea, ma l'ombra ci sta godendo nel farti sapere chi sarà la prossima vittima. E per adesso si parla della sua gentil consorte. In questo momento un'altra donna è sparita e nessuno di voi sa dove sia, ma non ci sono segni evidenti di quello che le è successo. Però l'ombra ti ha evidentemente fatto sapere ciò a cui è interessata. Faccio segno agli altri di andare verso il diner e appena prima di richiudere la porta alle mie spalle, sussurro alle mie spalle: devi dirmi cosa cazzo vuoi o altrimenti non ti posso accontentare. Entro. Quando mi rendo conto che il corridoio è libero, vado verso la reception. Ok.
Non arriva risposta da dentro. Sto entra. Spingi e non si. Devi fare veramente molta forza perché ha spostato il bancone davanti alla porta. Spingo un po' senza far cercare di fare troppo casino. Apri uno spiraglietto. Dallo spiraglio non ti sembra di vedere. Le chiavi sono dalla parte opposta? Le chiavi sono dietro a dove si apre la porta. Dove fare tanto tanto casino, metterci un po' di tempo per aprire? Puoi semplicemente metterci un bel po' di tempo. Ci metto un po' di tempo e cerco di aprire senza fare troppo casino. Intanto nel diner ditemi voi che cosa. Ah, io comincio a preparare per fare l'esorcismo. Io trinceo. Io dico. Io comincio a abbassare le tapperelle. Io guardo sua moglie. Non abbiamo avuto tempo di presentarci. Miss McAllister. Lei si presenta come tua moglie. Cioè, no, certo. Signorina McAllister, se anche suo marito è d'accordo, io sarei propenso a cercare di metterla nella condizione più sicura possibile. Pare che questo maniaco abbia bersagliato soprattutto le donne. Se ho capito bene. E conoscendo Trisha sta riempiendo il revolver. Sono sicuramente più al sicuro in mezzo a voi e vicino a mio marito. Che è da sola da qualche parte. Beh, questo era. Punto primo. Punto secondo. Sono perfettamente in grado di badare a me stessa. E punto terzo. Ci sarebbe da capire chi tra di noi sta facendo quello che sta facendo. Non so, siamo noi. Beh, qualcuno lo starà facendo e qualcuno sta bersagliando le persone che sono qua. Sì, Trish, è vero, ma in quella stanza quella scritta non aveva niente d'umano. Era un 2, ma non fatto da un umano. Chi avrebbe dovuto farlo? Che cazzo ne so, ma sembrava uno con una tuta per non perdere alcuna goccia di sangue mentre scriveva col dito sul muro. Hai mai pensato che avrebbero potuto semplicemente asciugare con un asciugamano? Con la così mano? Poco tempo? Beh, non so, devo iniziare a pensare che il diavolo ci stia uccidendo uno a uno? La paranoia non aiuta. Non aiuta né nel pensare a strane forze sovrannaturali, non aiuta né nel pensare a al fatto che uno di noi potrebbe essere uno psicopatico assediato di sangue, perché se è così, ovviamente dobbiamo tenerci d'occhio l'un l'altro, quantomeno per difenderci. Cerchiamo di tenerci d'occhio l'un l'altro anche quelli che possono essere comportamenti strani. Ovviamente Miss, io non asserivo al fatto che lei dovesse isolarsi da noi, ma che, come ha suggerito lei, dovesse stare il più possibile al centro. Potrei dire altrettanto di voi. Non penso di aver capito. Solo perché sono una donna dovrei stare al centro? Guarda, questa nuova moda. Scuoto la testa. Miss, penso che lei mi abbia frainteso. Non sono un'attricetta di Hollywood. No. Penso che mi abbia profondamente frainteso. Se avesse conosciuto mia madre, capirebbe che io non fraintendo. Amico, che con cazzo parole tue. Senti, come posso dirti? Non è detto, è molto probabile che tu abbia più palle di ogni uomo in questa stanza. Nonostante questo, se dovessi decidere di beccarmi una pallottola per qualcuno, chiama la garanteria, ma probabilmente saresti tu, anche perché hai cercato di aiutarmi con Frankie. Ok? Quindi lasciamo un attimo da parte l'orgoglio maschile o femminile che sia e cerchiamo di aiutarci. Ben inteso. Se la cosa offende la tua sensibilità, sei libera di cavartela da sola. Quello che stavo semplicemente cercando di fare era aiutarci a vicenda. Ha ragione, mi scusi. È solo che è una situazione un po' fuori dall'ordinario. No, è vero. Calmiamo i toni comunque.
quali sono i punti d'accesso a questo posto? Se ognuno ne piantona uno e cerchiamo di tenerci svegli, potremmo arrivare a mattina. Direi di trinceare di sprangare l'accesso sul retro con qualcosa che fa rumore nel caso venisse aperto, e il davanti lo teniamo d'occhio, okay, stando dietro il balcone del bar. Regole semplici: nessuno perde di vista nessuno, non isoliamoci. No, stiamo tutti qui nella parte grande, abbiamo più visibilità. Padre reverendo, che sta facendo? L'esorcismo. Bisogna assolutamente pulire questo posto degli spiriti maligni. Facciamoci notare. Ho una domanda per Gianni. German ci crede davvero o è uno show che sta facendo per loro? È uno show, okay, perché se ne esciamo vivi qualche accolito. Perfetto. Salta. Però allora uso la mia capacità di esorcismo. Okay. Aspetta. Poi se mi viene per caso, cioè nel senso un colpo di culo. Io vorrei aiutarlo. Mm-hmm. Perché mentre gli sto vedendo, se so che di semplici, esatto. Esatto. Perché mentre gli vedo preparare l'esorcismo, mi ricorda le pratiche che attuava Betty Lou con me una volta. No, non è metallo da parte mia, scrivo. Guarda, adesso per risalire, e una volta. Giuro che stavolta io non stavo cercando il metallo. È il metallo che trova te. Però. Esatto, sì. Infatti. È proprio e dei ramponi. Arrampicati su questo Everest. Esatto. Su questa collina di ferro. Ah. Ogni tanto. Sta difficilissimo. Mi chiedeva di togliere il fazzoletto da mandriano che avevo arrotolato attorno al collo. Io ce la faccio. Guarda, ero preoccupato perché dopo la leggenda dei cinque anelli c'aveva il grafico piatto del metallo, e ho fatto boom. Non ho ancora fatto metallo. Siete voi che siete dei deviati. Siete delle lingue biforcute. Era bello che in tre uno è morto, due stanno morendo. Concludiamo con sì, no, vai, davvero. E da sotto il fazzoletto da mandriano teoricamente ho il segno di una corda da impiccato, è rimasta la cicatrice. Una cosa serissima. Dillo a me perché sono l'unico serio. È metallo per tutti voi. Io sto cercando di non disturbare la sessione coprendomi nella mia vergogna. Oddio mio, è quasi una cosa seria. È bello. In teoria ogni tanto riuscivamo ad accedere a delle verità che poi in realtà capiva soltanto lei, io no. Però cosa ha detto? Ha detto verità. Niente, sì, ma c'è la verità sempre chiaramente asfissia autoerotica. No, però in realtà è vero, non è niente di male. Sono pregiudizi, sono pregiudizi. È vero, è vero. Va bene. Felice però di averli fatti morire. Sono divertentissimo. E siccome le pratiche dell'esorcista qua mi sembrano le stesse, io contribuisco a questa cosa sperando che si attivi questo ricordo, questa mia capacità di far raggiungere a chi è presente con me delle verità. C'è un più uno. Più due se io faccio qualcosa. L'ho detto giusto. Aiutare. Ma non avete... Helping. Allora, se vuoi tirare, puoi sì. Tirare. Se no è un più uno fisso. Ah, più uno fisso, va bene, non mi fido di me. Ma tanto è Gianni, ha fatto tre. Ho fatto tre. Più uno, quattro, più uno di Soul 5. Un grandissimo esorcismo. Bentornato Claudio, e vai, tutto torna come dovrebbe essere. Tutta questa roba per fare 5. Esatto. Perfetto. E io siccome non ho detto niente, mi sono semplicemente avvicinato e ho scoperto il collo, vedo che non succede nulla, lo ricordo. No. Ti piacerebbe. Ah, non erano 4. Ah, sì, già. Ho portato l'ordine nel cosmo. C'è un fallimento pesante, che in realtà è un bel successo per te, Manto. È un fallimento per tutti gli altri. Perché in questo momento tu sei in una stanza, circondato da 4 o 5 persone. Hai una lampada puntata in faccia, quindi fai un po' fatica a capire esattamente quante persone ci sono nella stanza.
E una di queste in particolare ti sembra di averla già vista, perché ha la faccia di Betty Lou, però è vestita da dottoressa, un camice bianco, ha il cappellino in testa da infermiera. E il dottore di fianco a lei sta dicendo: Ferguson, e ti sta mettendo una mano sul braccio. Ferguson, ora dimmi chi c'è nella stanza con te. In che stanza siete? Betty, siamo nel dinner del motel. Perfetto. E in quanti siete nella stanza? Direi, devo contare io, Manto, è il problema. 5. 6, c'è anche Trisha. Sì, siamo ah no, 2, tu non ci sei. 3, siamo in 5. Tu dove sei? Ferguson, prima di tutto questo, dov'è l'ultimo che manca? L'ultimo che manca, cioè chi non è qui con me nel perché sto parlando normale, tra l'altro. Vabbè, è nella sua stanza. Devi trovarlo. Beh, so dov'è. Trovalo. Devo portarlo nel dinner? Portalo nel dinner. Ok. In quel momento ti riprendi. In tutto l'esorcismo e tutto quanto sono riuscito a entrare? Sì. Tizio non c'è traccia? No, del tizio c'è traccia. C'è traccia. C'è traccia. Una traccia o una razza? C'è traccia. C'è una razza. Perché lo trovi sul retro del bancone, steso completamente per terra. E ti sembra che qualcuno l'abbia strangolato a morte. Io entro, dando un occhio e guardando lievemente attorno, ma vado verso le chiavi. Cos'è rimasto? La 2, la 3, la 6? E la 7? No, vedi che è rimasta solo una chiave. Quale? La 10. La 10? Io prendo la 10. Esco, chiudo la porta. Mentre esco gli dico: questa anche non serve più. Vado nella mia stanza, prendo cuscino, sacca. Non c'è più Vito nella tua stanza. E 2. Prendo cuscino, sacca. Guardo se ho lasciato delle tracce evidenti nella stanza, ma conoscendomi non credo non tanto. Ti sembra. C'è un buco nella porta che hai lasciato tu, sì. Però. E vado verso la 10, perché voglio cercare di far finta che io non sia mai stato in quella stanza. In realtà poi dalla 10 farò i fatti miei e me ne andrò la mattina dopo. Si è messo a regia, si è messo agli atti che il corpo è la persona meno capace di uccidere la gente al mondo, perché dopo che è morta sparisce e si ripresenta a posteriori come i peperoni, mannaggia. Si rinfacciano. Esatto, si ripresentano. E in tutto questo userò uno dei miei punti di sesto senso. Mm-hmm. Il mio scopo, cioè la mia traccia, è andarmene da qui la mattina vivo e vegeto e senza che mi inseguano probabilmente un miliardo di poliziotti. Quindi quello per cui lo userò è per trovare, discover a senso ora clue ora lead quando sono fuori strada. In questo momento io penso di essere parecchio fuori strada per arrivare senza dare troppo nell'occhio e vivo alla mattina. Allora, e la trovo automaticamente. Evidentemente c'è qualcuno che sta giocando con voi, perché Vito non poteva andarsene da solo. No, e poi Vito, ok che è un imbecille, ma doveva essere spaventato per buttare, sa che io ero dietro la porta armato pronto a sparare. Non avrebbe mai bussato, non è così stupido. Se c'è qualche indizio, lo trovo. Qua è evidentemente nella stanza numero 10. Anche perché quando sei entrato nella reception, tutte le altre chiavi erano sparite e sai che non tutte le stanze matematicamente sono state. No, perché avevo tenuto poi il conto vedendo la gente che entrava. Quindi qualcuno è entrato, ha ucciso il tizio della reception, ha tolto tutte le chiavi che rimanevano e ha appeso apposta
la chiave numero 10 che quando sei arrivato non c'era. Questo però potrebbe anche essere una trappola. Certo. Perché è troppo evidente. Cioè è stata messa proprio in bella vista la chiave numero 10 perché fosse presa da qualcuno. Io velocemente vado alla macchina, apro il bagagliaio e vedo se con Streetwise mi sono ricordato di portarmi il giubbotto antiproiettile. Serve il bazooka. Il famoso bazooka. Il famoso bazooka. Streetwise è tiro puro, no, carisma. Quindi più uno. 13. Il GM sceglie. Mi costa qualcosa di più in servizi che magari devo fare per aver avuto questa cosa. Ne avevo uno, ma l'ho appena dato a qualcun altro. Non credo che l'avrei mai dato a Vito. Non credo che Vito ce l'avesse. No, decisamente non ce l'aveva Vito. Oppure è qualcosa. Non è proprio un giubbotto antiproiettile, ma è qualcosa che può funzionare ugualmente. A parte tutte le mazzette che hai, che poi hai sotto. Beh, in alcuni punti io già sono lì, ovviamente. Esatto. Hai visto fare una cosa del genere ai coyote, quelli che portano avanti e indietro la gente dal Messico, che per riuscire a muoversi più agilmente, però avere comunque qualche punto protetto, hanno delle placche di metallo, non sono proprio dei giubbotti antiproiettile. Allora prendo quelle perché c'era un giubbotto antiproiettile, poi il 1950 non è che sono quelli in Kevlar. No, decisamente. Però guardato, sono stati inventati nel 20. E quindi prendo i vari pezzi, me li metto il meglio possibile e vado verso la stanza numero 10. Queste robe vengono usate in genere anche dai boss mafiosi per non far notare che hanno qualche cosa sotto. È un giubbotto antiproiettile, okay. Comunque si nota. Quando arrivi alla stanza 10 e apri la porta, vedi che sulla parete ci sono le vostre fotografie di tutti quelli che hai visto passare questa sera, compreso il tizio della reception. E ognuno di questi ha segnato di fianco un po' di dettagli della propria, più che della propria vita, del proprio carattere. Chiudo la porta. Truc, truc, truc. E aspetta, fammi un veloce tiro di percezione. Percezione? È percezione. È un tiro puro. Dov'è? È in mezzo. Percezione. Ah, quella al centro. Ma si sì, 11. A quanto hai? Meno 2. Zero. Prima di chiudere, l'intuizione è stata inutile per me, che mi sono chiuso nelle stanze. Di tutto questo hai beccato proprio un particolare che ti ha colpito, perché tutti quelli che sono passati da qua stasera erano nati il 10 dicembre. Non c'è scritto l'anno di fianco, c'è scritto solo 10 dicembre. Beh, io so il mio. Beh, io comunque, se non vedo nessuna minaccia apparente nella stanza, chiudo la porta, chiudo a chiave e voglio guardare la stanza con calma. Torniamo a John e agli altri. Beh, io con questa visione, quando mi ripiglio, è uno: oh mio Dio, reverendo, il potere di Dio scorre forte in lei. Oh Cristo. Lo sapevo già. Mi ha mandato una visione e un messaggio. Un messaggio? Certo. Secondo lei Dio come comunica? Con visioni e messaggi. Ah no, lo dovrebbe sapere. Sentiamo. Quale messaggio avrebbe mandato Dio? Dio, o per meglio dire Betty Lou, mi ha detto che... Che blasfemia incredibile di un reverendo. Sì, infatti io... Dio, anzi, Betty Lou. La chiamo così in intimità. Ha detto che dobbiamo esserci tutti qui riuniti perché possiamo sopravvivere. Ok, non ha detto esattamente per sopravvivere, ma se è Dio, spero che quella sia lo scopo. E non siamo tutti.
Di norma lo scopo è giudicarti. Detto questo, dipende da Dio, reverendo, lei è per l'Antico o il Nuovo Testamento? Esiste un solo testamento. Oddio, è di un'altra variante. Non sono cattolico, se è questo che lei intende. E cos'è? Avventista. Non conosco. Comunque, noi dovremmo star fortificando questo posto invece che discutere divisioni. Inoltre, la persona che manca ha esplicitamente chiesto di essere lasciato da parte. Se non l'aveste notato, ha sparato un colpo a bruciapelo a quello che probabilmente era l'amico che aveva in stanza. Eviterei di portarlo qui. Ma evidentemente sa usare la pistola, credo. Perché il cavaliere nero gli devi cagare a casa. No? Beh, non credo che sappia molto usare la pistola. Ha bucato lo stomaco del suo compagno. Un ottimo colpo. Penso che dovresti andare in effetti a chiamarlo. Potrebbe essere una splendida idea. Ma gli posso sparare? Quasi quasi. Fagli sparare da lui. Scusa. Dai, bussare. Vai, vai. Ricordati di bussare forte quando vai. E forte e improvviso. Beh, allora, con il vostro permesso, voi barricate, io vado a reclutare, signora. Io guardo, vai, vai, sentiti libero. Vai. Posso provare a sentire se il mio stalker mi è vicino? Che senso? È metallo. Quanto vicino? E da dove arriva? Esatto. Il tuo stalker? Sì. Il tuo stalker è morto con un colpo di pistola nel petto l'ultima volta che l'hai visto. Ah, è lui? Ah, ok. Ah. Tutto torna, tranne Betty Lou. Per quello l'avevi visto diverse volte. Ah, ecco. Adesso Betty Lou se n'è andata e non ritorna più. Basta? Allora no. Beh, in realtà io esco dal dinner per andare verso la stanza. Ti se n'è andata e non ritorna più. Lu. E intanto noi barrichiamo. Cioè, nel senso, noi intanto ci cerchiamo di. Cioè, per quanto io sappia quando ho messo in scena del cazzo, ma io lo faccio lo stesso. Io comincio a leggere passi a caso della Bibbia. Cioè, proprio senza costrutto. E se coltiverai diversi ortaggi nello stesso campo, verrai lapidato. Tagliando la gola al vitello grasso. Così proprio. La crocifissione della passeggiata. Allora. Perché Brian di Nazareth. Mannaggia. Insomma. Le basi. Lo sai che non ce le ho. Sei troppo giovane. Io parlo con Trisha del messaggio del che ho visto. Scusa. Nel sangue. E che assomigliava a quello di Fergo. Che lo sa il motivo della nostra vacanza a Las Vegas. E che cosa pensi che dovremmo fare? Ho provato ad accendere la macchina. Quindi qualcuno ha anche tagliato i cavi della macchina? Tra l'altro è un team, non lo guarda. So, ma non partivo, non mi sono messo a fare il meccanico. No, se la macchina non funziona, noi siamo chiusi qua dentro con questi due sconosciuti. E l'altro faccio di me si fida. Sì, però sei comunque uno sconosciuto. Diciamo che c'è scritto: mi ritiene un amico su cui può fidare in un momento di difficoltà. Ok. Diciamo che se c'è un pericolo imminente, un amico che non conosce. Tra il marito, fra il prete e uno. Tra il prete e il marito. Metterci il dito. Sì, questo. Tra l'altro tu marito noti che il prete ogni tanto lancia degli sguardi a tua moglie. Che schifo, un viscido. Un po' strani. Porca troia, ragazzi. Una bistecca in mezzo a un branco di lupo. Stammi vicino. Vedendo la guardi con quello sguardo di se avesse 12 anni in meno. No, non so le quanti ne ha. No, cioè, anche se ha 12 anni in più. No, va bene uguale. Sì, sì. Come dicevano i Gem Boy, belle o brutte vanno bene tutte. Esatto. Basta che la diano, dice quell'altro Gem Boy. Basta. Quindi non so che cosa. Non so che cazzo fare, ma passiamo questa notte e andiamo. Se dici che quel messaggio è stato lasciato per noi, da chi? Ma io li sento. No, stanno cercando di parlare. No, stiamo tipo rimettendo la roba, cercando, spostando per vedere il far rumore. E nel frattempo ci bisbigliamo a vicenda. Da Ferguson.
mio collega. Ferguson è morto. Posso? Ferguson non abbiamo notizie. Lo diamo per morto. In genere quando qualcuno non torna per un paio di settimane. Sì, lo si dà per morto. John. Posso vedere se mentre sto uscendo e loro stanno bisbigliando sento la parola Ferguson? Ok, questo ci sta. No! No! Senti. No, vedi che io non devo voler tirare, non devo tirare in generale. Non devi fare le pustorinate. Tra l'altro è il demonio che ti pernacchia nell'orecchio. Sì, ma davvero? Sì. Si chiama è che... La tipica sabbia del West nelle orecchie. Sì, è nota. Sì. A te, Vincent, questo però sembra un po' strano. Perché se l'ombra ti ha detto che lei sarebbe morta come quinta, o sta prendendo il suo tempo, sapendo di avere tutta la notte. Con calma. Oppure ti sta doppiamente prendendo in giro. Ma l'ombra, quando mi ha fatto il regalo che mi ha fatto, oltre a dirmi che sarebbe tornata a riscuotere il suo tributo, mi ha fatto, cioè, in questi anni mi ha mai fatto capire che cazzo vuole? No, in questi anni l'ombra non ha mai fatto nient'altro e non si è mai palesata. Sapevo semplicemente che sarebbe tornata. Sarebbe tornata. Hai dei vaghi ricordi di quella notte in cui l'ombra ti ha... Certo. ...fatto un piacere. E da allora non sei più fatta né vedere né sentire. Io cerco di... sono comunque... ne so poco di queste cose. Voglio... leggere il prete. Questo cosa significa? Allora, tutte le volte che tu leggi una persona, leggi una persona è grossetto, quindi sicuramente è un tipo d'azione. No, che quello è il trigger. Ah, ok, ok. Niente. Quando cerchi di capire le intenzioni di una persona. Ok, io cerco di... cioè, nel senso, io... vabbè, loro mi sembrano abbastanza... marito e moglie. Marito e moglie. Che spava sulla moglie. Esatto, allora, io di lui mi fido di meno. Io... l'ombra, però nel senso comunque so che a volte persone portano cattiva fortuna e bla 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 bla. Loro mi sembra abbiano aiutato, mi sembra che abbiano reagito finora in una maniera molto naturale. L'altro mi sembra un demente, questo mi sembra un po' uno stronzo, quindi provo a leggere lui. L'altro mi sembra un demente. Ma no, nel senso che... cioè, nel senso... beh, è abbastanza... cioè, non mi sento di dirti che sbagli, ma... Quindi voglio provare a capire questo qua che intenzioni ha, anche perché non si è comportato in una maniera del tutto naturale per una persona di fede. Cioè, nel senso, quando gli è morta l'assistente che gli ha risposto ci vorranno altri 4 giorni, cioè, di sì, solito le persone... sembrava che... un pacco su Amazon. Esatto, le persone che reagiscono così l'hanno già vista la gente morire. Quindi, spesso. Che c'è sotto? Spesso è da vicino. Vuole cercare di capirlo, quindi. Ok, un tiro di intuizione. Ok. 11. E ho anche questa... ok, 11. Devi guardare là. No, devo vedere... puoi fare una domanda a Gianni. Allora, inoltre, quando leggo la persona, posso scegliere, oltre alle domande normali, che sono lì, anche una fra queste due. Di cosa sei spaventato e cosa ti è prezioso? Quindi vediamo anche quali... queste sono tutte le domande che hai a disposizione, oltre a quelle due. Allora... io lo vedo lui che sta uscendo da lì, dalla porta, dal 10, no? Perché il 10 è lontano. No, il 10 non è lontano dal diner, è molto vicino al diner, però... tu che cosa stavi facendo? Io stavo guardando la stanza, ma se non ho ancora fatto in tempo a guardarla... cioè, se ho già fatto in tempo a guardarla, poi sto sempre alla porta a vedere quello che succede fuori. Se invece non ho ancora fatto in tempo a guardarla, non lo... se vuoi, intanto vediamo che cosa hai trovato nella stanza. Fai una prova di investigazione nel frattempo che lui decide la cosa. 13. Passo quanti da te, Dari? No, perché sto facendo dei tiri di merda. Cioè, tra l'altro ho messo tutte le abilità che non ho mai tirato nei tiri che ho fatto. Infatti anch'io. Ok, 13, troverai delle cose. Se Claudio ha deciso la domanda. Sì. Tu cosa vorresti che io facessi?
vorrei che ti disinteressassi di me. Bene. Benissimo. Allora, su investigazione con 13 puoi fare una delle domande. Che cosa altro posso trovare oltre a quello che è evidente? Qual è il mio sensazione? Qual è la mia sensazione di petto da sta cosa? E c'è qualcosa di bizzarro? Cos'era la prima? Cos'altro posso trovare che non sia evidente? Cos'altro posso trovare che non sia evidente? Perché è sicuramente bizzarro che ci siano le date di nascita e tutti il 10 dicembre, che ci siano le nostre foto, che la stanza del 10 sia stata rimessa a posto, quindi voglio vedere se c'è qualcos'altro. Allora, tu ti stai concentrando all'inizio su la parete, le foto, i dettagli che ci sono scritti di voi. Noti anche che di quelli di cui sei sicuro che non ci sia più niente, che sono morti, sono state tracciate delle X sopra le loro fotografie. Quindi qualcuno che sta qua dentro sta tenendo il conto di quelli che sono andati. E al momento ce ne sono 4 che sono andati, di cui uno però non sei... Non so chi sia. Cioè, hai visto la donna insieme al tizio che in teoria doveva essere morto e che tu dovevi aver ucciso. Quindi riconosci la fotografia. Ma c'è una X? Sì. Ok. E non hai idea però di che cosa le sia successo. Tutti gli altri, certo, bene o male, hai sentito o visto qualcosa. Ok. Scusa, sono 5 perché c'è anche il tizio della reception. Anche lui è nato il 10 dicembre? Sì. E ti rendi anche conto che oltre all'evidenza sulla parete ci sono altre piccole scritte che sono proprio state incise nel legno delle pareti, nella plastica per terra. Quindi qualcuno ha inciso a mano qualche cosa come si usa fare sugli alberi da giovani. E sono in genere dei luoghi con delle date, come se fosse Madison Avenue, 11 aprile. Date presenti, 46. Passate o future? Passate. Okay. Quanto passate? Gli ultimi 30 anni. Se non mi viene in mente niente guardando queste date di eventi particolari. Alcune riguardano anche te. Ok, eventi di che tipo particolari? Sono eventi importanti per te, sia nel bene che nel tipo male. Tipo quando è cambiato il boss. Quando è cambiato il boss, quando hai ucciso il tuo primo primo scagnozzo, quando hai ricevuto la prima pistola dal vecchio boss. Quando hai sparato attraverso la prima porta. Tu credi che sia la prima porta? No, quando tempo fa hai sparato attraverso la prima porta? E poi allora torno, mentre penso a cosa può essere, torno a controllare il corridoio. E vedi che si sta avvicinando. Lui però non sa che sono la 10. No, però deve passare per forza davanti alla 10 per andare verso la 5. Ah, proprio te, man. Sta qualcosa di strano qua. Guarda, e apro la porta per fargli vedere la parete con le fotografie. E prendo il cuscino. Vorrei fare la parte anche di quello che stai notando, che io non sto notando chi cazzo tu sia. Mm-hmm. Ok. Strano, più di quello che è successo qua fuori? Parliamo il 10 dicembre. Sì, certo. E perché sta scritto là? Comunque lo tengo d'occhio. Ce l'hai scritto tu? No. Dove state barricando? Cosa lo tieni d'occhio mentre viene a cercarmi? Poi siamo dietro. Dai, Simone, su! Però è vero, siamo da un'altra parte. Sì, perché qua ci sono le stanze e noi siamo nel diner, quindi non può essere lo stesso. Qua c'è la stanza 10 e il diner è qui, eh. Io ho capito ribaltare la porta del diner. L'avevo capito ribaltare. Cioè, però le finestre del diner. E quindi come fa a vedere la 10? No, ho detto tengo d'occhio lui, non vedo la 10. Ho detto tengo d'occhio lui. Lui, vede se non va di qua... No, dalla volta, io ho ribaltato 10 10 e 9 una con l'altra, per quello non capivo. Sì, io. Sì, capito. Ma te non ti vedo, Roberto. Io guardando vedo le 10 delle date di tutti, no? E sì. Sei nella stanza? Ci sono entrato la testa, sì.
un no, io prendo il cuscino e attraverso il cuscino gli sparo. Dai, PvP in un PBTA, bene, che bello. Allora, tu mi hai detto che devo ucciderlo, se no domani il boss mi fa un culo come un capanno. Io non volevo ucciderlo. Però qua sono nella 10, nessuno sa che sono nella 10. Se poi piglio me ne vado. No, no, ma magari infatti non mi sgama nessuno. Fai un tiro di engage in combat. È più violenza. Più violenza. Più violenza. Oh. 13. Fai danno, adesso ti dico esattamente quanto, ma ha un costo e io scelgo cosa. Fai 14 danni, ma nella tua gamba. Ah, ti ha fottuto il pipino con un colpo di pistola. Come è capitato? Allora, fermati Piero. John muore. Ah. Così. Ma infatti adesso arriviamo anche a quello. Tu gli spari, lo vedi proprio cadere a terra. Non so neanche io, vado dritto per tornare alla 4. Non fai in tempo, perché appena vedi John cadere per terra ti trovi con una luce buttata in faccia. Sei in una stanza con 5 persone, sei legato, adesso ti rendi conto di essere legato a una che cazzo sedia. Sta succedendo? Fatemi toglietemi sti legacci. Ferguson, calmo, tranquillo. Ferguson, chi cazzo è Ferguson? Con chi sto parlando fammi adesso? Parla con Erburiana, ma fammi alzare. Sei da solo? Va ammazza tutti, va ammazza tutti. Vedo qualcuno, no, perché c'ho la luce. Hai la luce puntata addosso. Io però provo a usare Enforcer con chiunque mi stia parlando. Dai, prova a fare una prova di violenza. Sì, è di violenza e se... Vedete, dico... liberami, perché sennò la tua vita passerà all'inferno. E se riesco, ci credono effettivamente e fanno quello che gli dico. O quello, oppure sanno che gli renderò la vita all'inferno. Vabbè, tanto tiro. Ostia. 19. Che troia. Gran tiro. Al. Noi siamo qui. Comunque con 19 era. Devono decidere se fare quello che gli ho detto oppure sapere che la loro vita sarà all'inferno. Noi siamo qui per aiutare te e gli altri a uscire da questa situazione. Però devi stare tranquillo e devi ascoltare le nostre parole. Solo uno di voi potrà andarsene dalla stanza in cui state. Non possiamo permetterci di farvi andare via, tutti quanti. So io che me ne vado, che devo fare? Se sarai tu ad andartene, dobbiamo assicurarci che gli altri siano completamente eliminati. Chi è che ci sta ammazzando? Che cazzo c'entra il 10 dicembre? Tutto avrà una risposta. Adesso non possiamo dirti chi è che vi sta uccidendo. Devi solo assicurarti che solo uno di voi rimanga in vita. Provo a vedere se riesco a, girandomi, vedere attraverso le mente. Quando ti rigiri ti ritrovi appena fuori dalla porta con il cadavere del cowboy ai tuoi piedi. Non sei legato a nessuna sedia e non hai la luce puntata in faccia. E corro verso la 4. Anzi, corro verso la reception. Corri verso la reception. Entro. Non c'è più il tizio dietro al bancone. C'è il fucile? Il fucile c'è. Prendo il fucile, controllo che sia a posto, carico e vado a cercare gli altri. Vale! Tu nel frattempo ti rialzi. Non ho capito bene tra l'altra cosa come funzionano i miei, perché io so più o meno, ma perché allora, ho sia destino segnato che fino all'ultimo respiro. Esatto. Destino segnato fino all'ultimo respiro è condannato, ecco perché si stava comportando in questo modo. Ora capisco. Allora, tu con condannato hai quei 10 spazi. Sì, è che li ho preparati. Esatto. Adesso ne cancelli due perché dovresti essere morto. Ok. Ma... e puoi andare avanti. Ancora. Va bene. Quei 10 però sono per sempre, quindi... quando finisco? Nella peggiore... nella quindi migliore... un one shot sei qualcosa di oppissimo. Sì. O morire 5 volte. Sì, no, però no, in realtà 10. Li puoi anche consumare per ritirare certo. I tiri falliti. Vabbè, però... quindi... 10 perché mi sa che uno è il primo suo omicidio fallito. No,
No. Ogni volta che torni in vita devi usare due. Ah, due, ok. Ma io l'ho già ucciso una volta. Quindi due erano già andati, no? Ci provare. Tutto bene, tanto può morire solo altre quattro volte, quindi. mi tiro su. Hai una brutta ferita alla tempia. E segnati che sei mille. Distressed. La. Esatto. Ma hai meno uno a keep it together perché sei brutto. Sei ancora no, più che altro di... la ferita sta facendo riaffiorare ricordi che ti rendono difficile concentrarti. Ok, io ve lo dico. C'era un retro di questa scheda. L'ho scoperto adesso. Anch'io. Quindi l'avevi impiccato la prima volta. Giusto. È un mio modus operandi per farlo passare per suicidio, sì. Ha funzionato bene. Hai visto che la persona è così scemo? Cioè, sì, lui è scemo, ok. No. Però resiste. Ma è effetto del soffocamento. Sì, certo. Poi ogni volta che lo ammazzano perde un pezzo di cervello, figurati. E un po'. Io poi sto tornando verso il diner perché sto cercando gli altri. Mamma mia. Guardo dentro la stanza un attimo. Man, dove sei finito? Man. Non c'è nessuno nella stanza in questo momento e vedi però che ci sono tutte le vostre fotografie appese sulla parete con segnate un po' di cose su di voi. Che sono quelle che io prima avevi detto No, lui ha dato uno sguardo ma non è stato a leggere tutti i dettagli perché cercava qualcosa che non fosse evidente. No, io invece mi metto lì a guardarle per bene e... Ancora? e mentre le guardo, mi sfregandomi la ferita, provo ad... mi concentro e ripenso di nuovo a Betty Lou e vedo se mi si riattiva. No, però vedi che c'è l'immagine di Betty Lou appesa alla parete. Con una X sopra. Anche lei, per pura coincidenza, era nata il 10 dicembre come te, hai sempre pensato che fosse una bella coincidenza, però adesso che 11 persone sono chiuse in un posto da cui non se ne possono andare e sono tutte nate il 10 dicembre ed è nella stanza 10, la cosa inizia a preoccuparti. La tua foto peraltro ha 10 caselline con 2 X sopra. Non capisci cosa voglia dire. Io non ho mai partecipato agli investigativi come film, non capisco bene, ma mi puzza, mi servirebbe una mano da Betty Lou, ma non c'è più a quanto pare Betty Lou, la X sopra è quando fai fuori il tuo nemico, mi dicono. Cavoli, ok, per forse meno. È meglio tornare dagli altri. Chissà dove è finito il man sconosciuto che c'era prima. Lo vedi quando esci dalla porta della 10 che è davanti alla porta del diner. Hey man, dove vai? È ufficiale. Ti ha appena sparato in testa. E appunto. È un coglione. Ma noi lo vediamo sopraggiungere. Cazzo, è il personaggio più bello che abbia mai ascoltato. Sì. Se lo adoro. Io invece la guardo e guardo verso di lui e cerco di mantenere la mia coolness mentre faccio per entrare nel diner. C'è qualcuno che ci sta ammazzando tutti. No, ora, comunque una cosa. Se comunque stavamo osservando fuori dal diner, abbiamo visto lui che è stato... Non l'avete visto? No. Che è stato sparato? No, perché vabbè, abbiamo sentito sparare. No, perché ha usato il cuscino. Ah no, ok, basta. Niente, hai ragione. No, aspetta, no, il cazzo. Quando ti vedo entrare ti chiedo... Qualcuno ti faccio aspetta, fermo. Siete stati nella 10? Ma lui c'ha un fucile in mano, a canne mozze, sì. No, io obbedisci all'uomo con il fucile più lungo. Io faccio le domande e tu rispondi. Qualcuno è venuto a cercare. Non funziona così. O vediamo che c'è nella 10, o se non ti ammazzano altri, ti ammazzo io e lo minaccio con Enforcer. Vai. PvP funziona? Certo. Sì. Bene. In cult hanno deciso che il PvP era necessario. Beh, mi sembra giusto, hanno detto perché è distruttivo. Potete fare anche, non tutte, ma alcune mosse possono funzionare. 6, peccato. 6 vuol dire che la mia minaccia è completamente vacua. Peccato, sarebbe stato bello a te minacciarti sapendo che potevo farlo. Se la sua minaccia è completamente vacua, probabilmente sa chi sono, o io so chi è. Cioè, o sa chi sono, o io so chi è lui. Beh, tu sai chi è lui perché la sua reputazione
viaggia parecchio. Diciamo anche che la mia minaccia non è credibile in questo momento, perché anche io ho esordito dicendo c'è qualcuno che ci vuole ammazzare tutti, se non vediamo tutti insieme t'ammazzo io. C'è anche la possibilità che tu abbia leggermente balbettato, perché sì, l'hai detta mentre io ti chiamavo dall'altra parte. Sì, ma difatti quello volevo mancare. Il suo capo si chiama Frankie? Il suo capo si chiama Frank. Frank De Simone, che è il capo della mafia. Senti, mezza calzetta, io non ti conosco, ma mi ricordo che avevate visto passare mentre andavo a parlare d'affari seri con Frankie. Non sei nella condizione di minacciarmi. Qualcuno è venuto a chiamarti e sei tornato solo tu. L'ultima volta che ti abbiamo visto... Perché ho cambiato stanza. Tu ci hai detto di starti alla larga l'ultima volta che ti abbiamo visto. Ed è un consiglio che tenderei a percorrere. Quindi... tu adesso sei lì fuori, mi dici che cazzo è successo, chi ti è venuto a cercare, e dato che l'ultima volta che l'abbiamo visto hai fatto stirare le gambe a qualcuno, che probabilmente conoscevi, è meglio tenere le distanze finché non ti dimostri degno di fiducia. Oh, ma certo, ma io non voglio la tua fiducia, me ne fotte un cazzo della tua fiducia. Voglio solo dire che ci stanno le nostre date di nascita, le nostre foto e le X sulle foto dei morti nella stanza numero 10. E la chiave della stanza numero 10 era in reception dove ho preso questo, vi faccio vedere il fucile. Io spero che sia successo qualcosa di strano e non si ricordi niente, sto cercando di... E chi ci dice che non sei tu ad aver preparato tutto questo? Eri l'unico che era in stanza. Perché me ne fotte un cazzo da ammazzare voi, me ne voglio solo andare a sto posto del merda. Quella è la porta. Ah ah ah, linguaggio ragazzo! Una pacchetta sulle spalle. Chi sei, Gump? A lui o a me? Ma io ti vedo. Ah, dai, io vedo che c'hai una strisciata qua di fianco rossa. A me da prude un po', però non è che. C'è in mezzo a testa. È il golem degli ebrei. Cioè, del tutto privo di intelletto, ma indistruttibile. Esatto, infatti. Non ho fatto nel ghetto di Praga. È utile. Mi pare un attimo mi vedi confuso. Mi pare di averte già visto. Considera la cortesia professionale. A me non mi frega un cazzo di sta con voi. E mi allontano dal diner stando sempre nel corridoio. Io provo a fermarlo. Provo a influenzarlo brutalmente. Come? Carisma. Più erboristeria. Io mi avvicino. Con l'erboristeria, sì. Pasticche. Gli metto una mano sulla spalla. Caro ragazzo, la tua forza d'animo è evidente. Bisogna dirigerla verso una nobile causa. Tu puoi essere il martello che caccerà il demonio da questo luogo e ce ne andremo tutti. Tu per la tua strada, noi per la nostra. Segnate dal grande potere di Dio. Senti, stronzo, per essere uno qualcuno che ha qualcosa da nascondere, ti metti un po' troppo al centro dell'attenzione. Anche tu. Uno se ne va via 10 minuti e sei già litigate come delle bestie. Reverendo. Ho cambiato accento. Ma non giudico, io perdono. Reverendo, lasciamo questi qua, ti faccio vedere che c'è state là. E magari ti riesci a capirci qualcosa, perché c'è qualcosa di sicuramente che non quadra qua. Beh, oddio, adesso da soli mi sembra imprudente. Ma non ho appena detto che io sarò l'incudine, il martello che distruggerà il demonio? Ma tutti insieme. La tua forza ci serve nell'unione di forze. Se qua, reverendo, se qua c'entra un cazzo il demonio però, vuol dire che è uno di loro. Va bene, allora andiamo tutti insieme nella stanza numero 10. Ma guarda, mi sono ferito in qualche modo, non so quando. E mi sgocciolo via sangue dalle mani. Succedono cose strane qui. Sì. E lo guardo attentamente, vedete, io provo a leggerlo. E intanto Trisha si avvicina, ti guarda e fa: mi sembra una ferita di arma da fuoco molto ravvicinata. Ma non rammento nessun colpo. Sì, no, beh, quello del giovanotto alla reception. No, quello era un fucile, questa è una pistola. Davvero? Eppure non ricordo uno scontro a fuoco. Curioso. Urca, io posso provare a curarlo? Eh? Vai Claudio, dopo. Dai. Dai, no. 12. Quindi di nuovo posso fare una domanda. Strano che però se hanno messo più non hanno messo i contrapposti. Penso che così sia perché è più distruttivo. Sì, abbastanza. E però non conta quanto l'altro è bravo a fare. Ah, però è vero, no, perché ad esempio engage in combat, tu fai un tiro di violenza e poi però l'altro tira riflessi per evitare il danno. Okay. Dipende dai tiri. Ti guardo negli occhi e ti chiedo, gli hai sparato tu? Stai mentendo? Io non ti rispondo. Lo ignoro. Quindi stai mentendo? Lo chiede a te giocatore, non a te personaggio. Ah!
E... ok. Roberto ha avuto un attimo di perplessità. Roberto, giocatore, non personaggio. Hai sparato tu? 3, 2, 1. Rispondi, stronzo. Stai mentendo? Sì, ma io non ti rispondo in gioco. Se, okay, questo, se tu riesci a capire se gli ho sparato io dal mio linguaggio del corpo, sì, chissà altro. Esattamente sì, quello. Però una, anche certo, se certo, mi sembra strana sia la domanda, perché in teoria dovrebbe essere morto. Se gli ho sparato veramente io. E poi... è in piedi con una ferita alla testa, però vabbè, ci sta. Non ti ha sì, chiesto sì, l'hai ucciso. Mm-hmm. L'hai sparato tu? Sì, infatti. Sì, ma io in gioco non rispondo. Sì, assolutamente sì, quindi tu non ti sei sbilanciato per nessuno. No. È che lui è meno efficace senza porta in mezzo, quindi... Il cuscino non è esatto. Cazzo, non devo mirare la testa, devo mirare lo stomaco. Tutto, funziona quindi... sempre. Mamma. Quindi io voglio curare il buon John. Fai acqua santa, tipo no, gli impongo le mani. Fai un'imposizione delle mani. Non mi ha chiesto niente il gioco, mi sono osservato. Arrivo, tengo la mano a distanza, gliela impongo, comincio a sbiascicare. No, no, robe. Scusa, no, aspetta. Io in gioco, cioè, io Vincent ha chiesto, gli hai sparato tu? Ok, e allora io dopo me ne vado. E tu imponi le mani. Io impongo le mani, mi avvicino a John, gli metto la mano vicino alla testa senza toccarla e comincio a sbiascicare robe in latino, statunitense, macaronic, così, mettendoci ogni tanto la parola Dio a cavolo in mezzo. Per abitudine faccio perdonami Dio perché ho molto peccato. Sì, sì, tu vai Lorem ipsum Deus sitamet. Peraltro le bestemmie che manto a volte si lascia sfuggire per caso sono esattamente queste. Sì. Parole a caso e ogni tanto Dio in mezzo. Lui ti impone le mani e non succede assolutamente nulla. Mio caro reverendo, mi sembrate il parroco della mia parrocchia. È ridondante, parroco della parrocchia. Tra l'altro, poi di cose ridondanti, sapete che abbiamo tutti la stessa data di nascita? L'ho scoperto poco fa. Il 10 dicembre? No, che sei nato un'altra data. Quella è colpa sua, scusa. Sì, il 10 dicembre, suppongo, a meno che abbia sbagliato il maniaco della stanza numero 10. Forse io mi sono allontano, mi rimetto dove c'è il crocevia del corridoio. Ma... pronto, e mentre sento questo gli dico... E se per qualcuno è importante Madison Avenue, il 7 dicembre del 38, è meglio che va a vedere la stanza 10. Che cos'è? A te, Vincent, Madison Avenue dice qualche cosa. Cosa mi dice? È quel giorno in cui hai chiesto all'ombra di fare qualcosa per te. Sì, ho preso quello giusto. Mi sei messo d'accordo prima? Che è successo? No. No, lui mi ha detto che c'erano varie cose di cui ha fatto l'esempio di Madison Avenue, a me adesso è l'unico che mi ricordavo. E l'ho detto pensando fosse uno di voi, non te. Buono a sapersi. Ok, cos'è che stanno facendo qua? Si stanno andando? Io sono andato al... fammi vedere un attimo il corridoio. Scusa, dove c'è quelle stanze sotto? Quello lì è un corridoio dritto, no? Sì. Sì. Quindi io mi metto praticamente davanti alla 8. Ok. Gli altri? Io ho detto sta cosa a loro, poi io in quella stanza ci sono già stato, non me ne frega particolarmente. Se ci muoviamo tutti andiamo verso la 10. Io sì, vado. Potrebbe essere opportuno muoversi in gruppo, perché altrimenti, non so, si rischiano dei colpi di striscio, boh, da nulla. Direi che è il caso, magari proprio... Bisogna stare attenti a come ci si muove qui. Gli spigoli. Già. Le mensole. Anche. Le porte. Sono un problema. Io mi muovo verso la stanza stando tendenzialmente con loro e non perdendo mai al
dalla linea di vista. Mai, non lo perdo mai d'occhio. Nel momento in cui entri nella stanza, però mi perdo di vista. Ma io me lo sto immaginando. Sì, sì. Io arrivo all'entrata. Se devo decidere se non potermi spostare, sì, sì, sì. Se devo decidere di non potermi spostare, perché altrimenti è troppo assurdo come mi muovo, sto fermo. Ok. E non dissimulo il fatto che lo sto guardando eventualmente. Io vado dritto nella stanza. Beh, io entro con Trisha nella stanza. Nella stanza c'è quello che ho descritto agli altri. Quando lui aspetta fuori dalla stanza perché non entra, io faccio come per vedere il fucile, lo punto verso di lui come però stessi esaminando il fucile per e a te sembra che in quel momento la sua ombra stia puntando il fucile verso la sua testa. Ok, chiaramente la mia è una velatissima, neanche tanto minaccia, però in realtà cerco di far finta come se stessi esaminando il fucile se funziona. Nella stanza qualcuno di voi vuole fare qualcosa? Io sì. Ah, vai, 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 Simone. Ok, un tiro di reason, investigazione, e per analizzare tutta la scena e cercare di capire qual è l'interconnessione, il motivo plausibile che lega tutto questo. 16. Oh, buono. Quindi sono... Puoi fare due domande. Il motivo plausibile, sicuramente, e poi c'è altro. Mi sembra che me lo ricordo, che era tutto quello... ok, fine, more about cos'altro c'è di non evidente? Qual è la sensazione di pancia della La connessione e la sensazione di pancia. Allora, evidentemente qualcuno ha fatto in modo che tutti voi vi trovaste. Un motivo plausibile che collega tutto questo. Ok. Qualcuno ha fatto in modo che tutti voi foste qua stasera per un motivo, perché il fatto che voi siate tutti nati lo stesso giorno deve essere per forza collegato a quello che sta succedendo, e lì non se ne scappa. Questa è ovviamente la connessione, infatti era scontata. La sensazione però è che la persona che ha fatto tutto questo non sia nessuno di voi, che ci sia un'altra persona o qualsiasi cosa sia, che non è in questo momento qua con voi, che vi ha tenuto d'occhio e che ha fatto in modo, ad esempio, che succedessero delle cose al limite dell'improbabile, come il fatto che il suo amico venisse investito in macchina, e la macchina non era di nessuno di voi, però dove altro è finita sta macchina? Infatti sto dicendo, deve essere rimasta bloccata da qualche parte, cazzo. La macchina non può essere andata da nessuna parte perché le strade erano tagliate per lei, non come volato. Per voi, e nessuno ha visto... né chi è venuto da nord né chi è venuto da sud una macchina ammaccata da qualche parte con il vetro rotto, quello che può essere. C'è un motivo plausibile che può legare tutte queste morti e 10 persone? Allora, il motivo plausibile è che qualcuno ha qualche cosa con tutti voi, forse legato alla data di nascita. Non sarebbe la prima volta che un serial killer inizia a puntare delle persone solo perché sono nate il giorno in cui suo padre ha ucciso sua madre. È un 10 dicembrista. Esatto. Remember the 10th of December. December. Simone forse ha capito. December to dismember, sì. Invece il nostro padre German... Il reverendo German vuole invece prende il suo crocifisso di metallo dal set d'esorcismo, che è un po' appuntito nelle parti terminali della croce, e vuole cercare i suoi dettagli e rigarli, scavarli, insomma renderli illeggibili, in modo che nulla di quella stanza possa essere riferito a lui personalmente. Ok. Perché teme un... Fammi un tiro di percezione, vediamo per vedere se li trovi tutti o se ti sfugge qualche cosa. Detto, vediamo che ci riesce prima. 17-18. Gianni. Anche senza farti vedere inizi a cancellare tutto e sei sicuro al 99% di non aver lasciato niente, anche perché nella stanza, a parte il muro con le vostre fotografie e poi tutte queste scritte intorno, non c'è niente. Ok. Bene, io mi rialzo e mi rimetto a posto il ciuffo che si era scompigliato tra la tensione e il lavorio incessante di tutta questa cancellazione, mi ricompongo e a quel punto mi metto a guardare gli altri. E voglio guardare i miei dettagli.
I tuoi dettagli sono molto pochi. Problema, mi sa. E, sono molto pochi. E quando li leggi ti non riesci a leggere, ti sembrano sempre confusi. Ah, la botta in testa di prima mi deve aver annebbiato la vista. Qualcuno potrebbe gentilmente darmi una mano qui? Faccio fatica a mettere a fuoco. Lei lì con la gentile mogliettina. Ehi, aspetta, perché io mi sa che devo fare un tiro. Vabbè. Sì, c'ho la compulsione mentale di memorizzare tutte le informazioni. Attimo, ah, stanza del genere. E mi sa di sì, io divento completamente ossessionato. Stabilità si riduce di 2. Bene, lo vedete che lui sta iniziando proprio. Tiro fuori un taccuino, comincio. Esatto. Ma devo capire. Tipo Rainman inizia a ripetere ossessivamente tutte le cose che legge e inizia a sbroccare. Signora, suo marito ha un problema? Scusate. Non è la prima volta che gli capita. Quindi ha un problema? Non è un problema. Non nel suo lavoro sicuramente, se fa l'archivista. Eh no! Ok, allora posso chiedere a lei? Cosa? Non riesco a leggere bene qui, deve essere, come diceva lei, il colpo di striscio di prima. Lei si avvicina. Non vedi l'ingresso della stanza, un cuscino con un buco. E un coso nero intorno. Ah, di là di ogni sospetto. Esatto. Cazzo, nessuno l'ha ancora notato, no. È vero. Tu ossessivo compulsivo. No, perché no, nessuno gli viene in mente che lui qualcuno gli ha sparato. Nella è vivo. Nella stanza, oltre alle scritte e alle foto, non c'è niente tra il cuscino bucato. No, qualcuno gli hanno sparato, sì, ma da lontano è stato preso di striscio, tipo. No, 3 centimetri. Cazzo, l'ho perso. E quando Trisha si avvicina per leggere quello che c'è scritto, vedi che lo mormora sottovoce, dopodiché si alza abbastanza velocemente e ti punta una pistola addosso. Oh, wow, 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 gentile donzella, cosa sta facendo? Continuando a guardare Al, che sta guardando verso di te. E doveva capitare. E portando lentamente la mano in posizione utile per estrarre la rivoltella, gli dico: signorina Trisha, qualsiasi cosa ci sia in quella stanza deve evidentemente mettere una gran voglia di sparare in testa a questo coglione. Se qualcuno l'ha ancora notato, sarebbe meglio guardare il cuscino che c'è per terra. No, zitto. In questo momento non dire una parola, perché la prossima parola che dici potrebbe essere la tua ultima parola, quindi dosa bene quello che hai in mente. Io preparo un'azione. Ma come faccio a dosarlo e non parlare? Se... Tira indietro il cane e alza la pistola. Grande Trisha. Io vedendo lui che si sta interessando alla stanza, ma sempre tenendomi d'occhio, faccio un lieve sorriso e continuo a fissarlo. Se lui fa per alzare il fucile, io cerco di prendere la rivoltella e mettermi di cos'è uno spalla alla testa? È un quadrilatero. Io volevo usare lui come scudo umano, ma dall'altra parte c'è un'altra persona con la pistola puntata, quindi sono fra due fuochi, devo solo essere più veloce. Soprattutto sai che non puoi dare tutta la tua attenzione alla stanza. Il prete con una ma infatti io onestamente la stanza no, io mentre succede tutto questo mi metto dietro a Trisha. Io la stanza do le spalle, sto attento a lui, se fa per alzare il fucile faccio per prendere la pistola. No. Per adesso però lo fisso col sorriso malizioso di esatto. Sta succedendo qualcosa lì, vuoi continuare a guardarmi tutto il tempo? Questo lo sguardo. Sì. Guardo la persona col fucile che vuole ammazzare me, non guardo la persona con la pistola che vuole ammazzare lui. Frega cazzi, chi ha detto che ti voglio ammazzare? C'è scritto che Ferguson è stato ucciso da John pochi giorni fa. Ferguson? Ferguson. Ma tu non sei fuori? Beh sì, siamo lì comunque. Ah, sei vicino. Okay. Appena fuori dalla porta. No, no. E su quella parete c'è scritto che John sei tu.
Io sono John, ma quanti John ci sono? Tanti. Ne si però quel John ancora con la pistola un po' di più a te. Ma non ho una... No, t'ho detto che potevi parlare? Che dovevo dosare. Spara un colpo in aria e ti ripunta la pistola addosso. Il prossimo non mancherà. Sei come a me prima. Non conosce le regole. Non ha visto i quadretti. Esatto. Per la marita li sta riportando. Esatto. A gesti cerco di spiegarmi perché non. Pistole per terra. Ok. Le allontana con un calcio e poi si avvicina a Andy e gli dice: ammanettalo. E devo ritirare, mi sa. Un altro meno due. Che lei sta iniziando. Io la strattono via. La mando via. Sta iniziando a perdere veramente le. Io con la voce staffa più calma possibile, nel caso se devo usare fare un tiro, fammi sapere. Dico: Trisha, se lui ha delle manette o vi piace fare giochi strani o sei la moglie di un poliziotto, controlla se le pistole di... Come ti chiami tu? Sono John. Controlla se le pistole di John hanno sparato di recente. John. Dovrebbero essere calde nel caso. Che c'entrano le pistole calde? Se le pistole non hanno sparato, vuol dire che John non ha ammazzato nessuno. O quantomeno non l'ha fatto con quelle pistole. Quindi prima di piantargli una pallottola in corpo, continuo a guardare negli occhi te mentre dico questa cosa. Peccato che il tizio della reception non è morto per colpo di pistola. E peccato che Ferguson sia un nostro amico, non c'entra un cazzo con qualcuno che c'è qua. Il tizio della reception è stato strozzato. Il tizio della reception è stato strozzato. Quindi l'unico omicidio che abbiamo visto è quello dell'amico tuo fuori dalla porta, no? Io avevo detto di non spaventarmi. Grilletto facile. Cercherò di trattarti con calma, dato che in mano un fucile. Io mentre stanno parlando e chiacchierando, durante questa so figo, so bello, so. Cerco di togliere la pistola di mano. Come hai fatto in un sacco di film. Esatto. Peraltro con 45 tagli, quello che faceva. Sette inquadrature sono sparite. Erano film di serie B, quindi sì. Un cavaliere venuto dal deserto, c'ha pure 49esima. Attenzione! Riprendere per la canna. Quindi lui faceva la cosa, non prendeva niente, ma per evitare di buttare lo shot, il tizio buttava lo stesso la pistola. Sì, quindi oppure si vedeva la pistola che andava in aria, nell'inquadratura a rallentatore girava e gli arrivava lui, però dalla parte giusta, che non è possibile. Fai un tiro di violenza. Violenza. Boom. 15. Attenzione. Gli fai la mossa quella. Funziona davvero. Prendi la pistola. Abbiamo la violenza. Imbecille, veramente. Lo adoro. E lei si lancia a prendere una delle tue pistole. Ok. Le vuoi sparare? No. Ok. Quindi doppio Mexican stand-up, perché adesso avete tutti e due una pistola puntata. E il marito nel mezzo che si riposta le pareti. Esatto, io mi guardo fantastico il culo. Quindi proprio... Completamente ignaro. No, questa non te la posso dire. Porca puttana. Non lo so. Vabbè, però questa la scrivo perché se no prima o poi qualcuno deve sapere. E il master forse prima o poi. Mi ne è foglietto. Qua dentro c'è il blocchettino, mi sa. No, no. Blocchettino. Ah, okay. No, c'è un po' di carta. Lo faccio sulle cartine. No, giusto, scrivo sulla scheda. Ormai l'ho staccato. Okay. Yeah. Quanto vuoi fare una bustolinata in questo momento? Urge proprio. Fai una bustolinata. Anch'io. È l'unico gioco in cui puoi farle, Dungeon World. Anch'io. Cioè, Power by the Apocalypse, quindi. Sentite se questa non è una bustolinata. Io dico che continuo a guardarmi negli occhi, ma con tutto quello che sta succedendo, cioè pistole che volano, cose, io dovrei fare un tiro di coolness, secondo me, per tenere veramente la concentrazione per... ogni singolo momento su di lui. Vai. Perché dietro non è che semplicemente gli sta dicendo: ah, brutto figlio di puttana, stai dicendo: attenzione, t'ammazzo! Esatto. Pum, cioè... sul soffitto. Vai. Dopo devo fare anche io una pustolinata.
5, vedi, cioè nel senso dovevo farlo. Quindi per un attimo mi volto, cioè... Non solo ti volti, ti volti e estrai la pistola. Nel momento in cui lui si volta, io proprio alla killer mafioso, cioè, mi faccio... mi avvicino puntando il fucile e faccio fuoco. Sapevo che finivo male. Anche perché dentro so che c'è una solo con le pistole in teoria, perché non so che lui l'ha ripresa. E quindi magari mi è facile ucciderle tutti. Dovevo farla questa cosa, per forza. Cioè, sapevo che finivo di merda, ma dovevo farla. Non tirare mi sarebbe stato violenza. Più non c'ho un vantaggio o qualcosa perché è distratto. La Madonna. Mi sa che non rimane molto di me. Della tua testa. No, il tuo cervello finisce spappolato. Spappolato per terra. E mi metto dietro la porta. Voi sentite da fuori, ovviamente, il colpo di fucile. In questo momento ti riprendi anche tu perché. Ok, cioè, non devo ritirare. Canne mozze. Per quanto tu sia preso. Io mi metto. Avevo visto quanto era carico. C'ha due colpi, no? Fucile canne mozze ha due colpi. Quindi ricarico mettendomi dietro la. Non dietro la porta, dietro il muro. Sei pronto per in caso entrare e far fuoco. Io mi ripiglio e mi getto verso una delle sue pistole. Cioè, aspetta, se è che era una. Però anche io dovevo farlo. No, ma sarebbe quello che mi ha detto. Ma sarebbe stato proprio sbagliato non tirare. Cioè, sapevo che mandava svantaggio. German. German è dietro Trish. Lui ha citato manette, giochi sessuali, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho una nevrosi sessuale, cioè non riesco a reggere gli impulsi. E quindi automaticamente. E io scherzavo quando ho detto ti saltava il fucile. No, no, ma se tu sapessi il mio background. Io so cose di voi che. Ok, quindi niente. Cioè, io sono il più sano come background. Ho fatto 18. Quindi resisto all'impulso. Una cosa, se era una doppietta vuol dire che tu hai un colpo in canna, eh? Sì. Diciamo che io stavo per afferrare Trish da dietro mentre lei stava puntando la pistola, poi lui ha fatto il magheggio, lei si è lanciata per terra per prendere una delle sue pistole che lui aveva messo a terra e quindi mi è sfuggita di mano. Quindi il mio cervello spiattellato per terra potrebbe... Ho cominciato a... Ha risistemato il ciuffo. Esatto, ha risistemato il ti ciuffo. Ti sei pulito un po' delle mie cervella da, esatto, dalla manica e basta. Trisha ti dice, tienilo sott'occhio, io guardo che cazzo è successo fuori. Ed esce con la pistola per vedere che cazzo è successo fuori. No! Vai, Robert. Sparancatrice, dopo che ho sparato, sia con mancato che ho preso, lascio cadere il fucile e tiro fuori la pistola. Dai Trisha, un cazzo di dai forte. Trisha. Un'altra 11. Dai. Anche il suo cervello finisce spappolato per terra, ma ovviamente hai finito le munizioni. E sempre dietro il muro tiro fuori la pistola. Tu vedi il corpo di Trisha cadere dentro alla stanza con la testa esplosa. Bastardo! Io sparo dietro il muro. Ok, tu fai click, 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 click. La pistola è finita del cowboy del cazzo. Tiro fuori la mia pistola! Non ci posso credere, no! L'avevo pensata dall'inizio, ma proprio dal primo minuto questo. Immaginavo. Io sentendo click, 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 mi sposto di nuovo al bocco del corridoio, metto dietro l'angolo e punto nel momento in cui esce qualcuno dalla porta. E tiro fuori prima la mia pistola, quindi c'è il... turno del prete, perché dov'è la finestra della stanza? E anche di John. La finestra è dallo stesso lato della porta. Quindi non, se esco mi fredda lui. Se esci lui è dietro l'angolo. Quindi... Non lo sa che è dietro l'angolo. Sono dietro l'angolo. Ah no, è dietro il muro. Appena lì fuori. Vediamo che l'ultimo che è uscito è finito molto bene. No, non esiste un'uscita secondaria. Sul retro no. Parte. C'è scelto la stanza giusta. Eh sì, sei sul... Beh, poi è vero che... fuoco di copertura si può fare per spostarsi, però sprechi colpi alla cieca e non una rivoltella nei sei, quindi. E c'è una sola rivoltella, ma dipende dai tiri, perché se no. Ho fatto sì, la tua è fuori, la mia sì, ma... da qualche parte, ma poi dipende dai tiri, perché già se contro di lui facevo tre era finita, certo, se contro di lui facevo tre era finita, se questo tiro non faceva 5 eravamo ancora lì, però. Esatto. Quindi cosa vuoi fare, German? Beh, io mi apparento al mio nobile amico, okay, sì, con cui abbiamo cominciato l'avventura.
Ehi, mi sembra che qui la situazione stia precipitando. Sì, sta diventando calda, ma servono grandi eroi con il cuore fermo, esattamente come voi, uomini del West. Grazie, grazie. Dove sono gli altri? Sono tutti morti, tranne il poliziotto. E l'altro ci sta facendo fuori tutti. Ah, mettete... Gettate fuori le armi! E forse qualcuno di voi si può salvare. Va bene. Io tiro fuori la pistola del cavo. No, 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 amico mio, è una cattivissima idea. Cosa? Gettare fuori le armi. Ma, non... Non ha detto quali armi. Ah, ok. Luca Vibrante dice comunque sia l'ombra è sicuramente Adama in nero, vi basta trovare dei coboldi. E tiro fuori le gemelline, cioè le pistoline quelle da donna del saloon, dagli stivali. Anche quelle finte. E le butto fuori. Uno carico di armi giocato. Veramente, è veramente un coglione. Sì. Sì. Io vedendo le pistoline da così, dico... Il coglione può uscire, ma gli altri devono buttare fuori le armi. Ok, allora ci vediamo dopo. Buttate fuori quello che volete. Io non sono armato. Vuoi un mio crocefisso? È l'arma di Dio. Fate uscire il poliziotto. Ha detto che devo uscire io. Ho cambiato idea. Credo che vogliate. Con Quick Thinker posso capire l'angolazione della sua voce. Thinker, sì. Thinker. Puoi provare, fai anche di percezione. Percezione. 11. Beh, sì, sai che non è fuori dalla porta, ma è dietro l'angolo. Però sai anche che da dove è, lui ti vede sicuramente prima di quanto tu veda lui. Ok, cerco di scappare dietro l'altro angolo. Di uscire di taglio dalla porta e girare dietro l'angolo. Tu vedi che salta fuori, però tu a questo punto gli vuoi sparare o no? Certo. Cioè io mi aspetto che mi spari. E allora fai un tiro di riflessi per evitare il colpo. Lei devo tirare per colpire? No. Ulla! 12. No, 13. A 3 più 1 riflessi. Ti butti fuori e riesci a evitare quasi del tutto che lui ti veda. Purtroppo lui deve essere un tiratore molto più bravo di quanto tu ti aspettassi, perché ti colpisce non in un posto che ti ferisca pesantemente, però ti colpisce comunque a un braccio e ti prendi una ferita. Ok. Quindi questa non è... Vai. Se ho la possibilità mi rigiro e gli sparo. Vai, fai una prova di violenza. Aspetta, ma lui è uscito. Lui è uscito, tu gli hai cercando sparato. Di evitare. L'hai colpito. Ok, vedo che mi punta una pistola addosso. Sì. Uso sesto senso per agire prima di lui. Ah, ok. Ok, e gli sparo. A questo punto fai un engage in sesto senso. Peccato, se ne tiravo 3 magari. Ustia, 14. Bello. Più rapidamente lo colpisci ed è una ferita letale, ma dato che è 14 non è 15 può lui sparare. Ha il tempo di risparare mentre tu gli spari. Vabbè, ho meno 2 vabbè, io ho solo più 1 17 però. Io però ho il giubbotto antiproiettile. Come infatti funziona? Non è una ferita mortale, okay. Ma è una ferita... Io posso sparare in testa. È una ferita. No, perché lui ci aveva giù bastante proiettile. Una di queste X. E mi metto dietro l'angolo. E anche il buon Andy. Oh, mio caro prete, io temo che uscire di qui illesi sarà difficile. Beh, possiamo a questo punto metterci qui con grande calma e con l'aiuto di Dio aspettare che quel delinquente si stanchi e alla fine freddarlo. Tanto è lui che deve entrare, non noi che dobbiamo uscire. È lui che ci vuole morti, non noi che vogliamo morto lui, no? È una buona tecnica, l'attesa.
Ho fatto un film dove interpretavo il capitano in un forte, circondati da indiani. Sì. Abbiamo atteso a lungo, ne abbiamo uccisi a migliaia, poi però ci hanno sterminati. Vabbè, ho fatto un altro film dopo. Non ricordo. Io avrei scelto un altro esempio. Chi era? Caster? No, aspetta. Sto cominciando a parteggiare per Al Coppola. Il mondo potrebbe essere, potrebbe diventare un posto migliore, tutto sommato. German, in questo momento che state un po' più tranquilli e tu hai comunque un certo aplomb, vedi che quelli che sono appena morti hanno delle X sulla loro foto. È il demonio. Senti, ma tu dal grilletto facile lì fuori. E in questo momento lui stava facendo una capriola per sparare a chi era armato. Passando sotto la finestra. Passando sotto la finestra. Ok. Principalmente prima, la prima che guardava è lei. La tizia che era la poliziotta. Ma che morta. Lei è già uccisa, è morta. Lei che è già, lei già fatto esplodere. Ah, sono rimasti solo cervello. Due. Quindi l'unica a cui spari sono io. Tra i due sei l'unica che spara a lui. Perché intanto non sono armati nessuno dei due al momento. No, io sono armato. Ah, tu sei armato di cosa? Della pistola della tizia. Allora no, spara a lui. Ma lui non lo sa. O sì? Io non so cosa. No, scusa. No, io ho detto che faccio una capriola e miro al primo che vedo armato. Ah, il primo che vedo armato. Sì, se erano entrambi disarmati non sparavo a lui. Perché per qualche strano motivo, ma sparavo prima al prete. Tanto non si può salvare nessuno, quindi che cazzo dico? Che cazzo spero? 8. Un po' lunga la capriola. No, tu ti butti, fai un'ottima capriola e fai haha, clic! E la pistola è vuota. In questo momento tu hai davanti a lui, sei davanti a lui, John, e lui ti ha appena sparato con una pistola che ha finito i colpi. Posso aiutarlo? Sì. A far cosa? Mi avvicino alle spalle di John e gli dico: e gli do la carica. Forza, John. Dio ti chiama. Giustizia all'empio peccatore. Compi il suo volere. A questo punto, dato che è un momento topico, però ti faccio tirare più carisma. Se fai 10 o 14 gli dai un più 1. Se fai 15 o più gli dai un più 2. Se no, sono cazzi. Mi sembra giusto. Vai Gianni, fai i tuoi tiri. No, 14 più 2, 16. Peccato, hai un più 2 a sparare. Guardando dall'altra parte, pum! E a chi stai sparando? Alla... al prete! No, aspetta! Al muro! No, allora, fermi. Va bene, Grindan in me mi avrebbe spinto a sparare al prete, sia chiaro. Considera che se avesse sparato al prete e mi messo giù la pistola... E avrei cercato di andarmene lo stesso senza ammazzarlo. A te veniva perché... un ictus. Sì, perché... Anche perché gli ho sparato. L'ho ucciso una volta e è tornato. Gli ho sparato in testa e è tornato. No, ho cercato di ucciderlo e ha sparato l'altro che dovevo uccidere. Allora, ci sarebbe stato benissimo. Però mi parrebbe di fare una grindainata fuori personaggio. Okay. Quindi, giusto. Ok. Se avessi fatto. Farli mezzo, sarebbe sparato a te. No. No. Peccato. Va bene, quindi in realtà si spara. Vai, sparami. 6. 6. Oh, 8. Clic. Anche questa pistola è scarica. Oh, beh. Botte, sangue, violenza, le. Alla reception. Raccattando il fucile mentre corro verso la reception. Fucile senza proiettili. Sì, voglio cercare lì. E mentre tu corri da quella parte, voi due che cosa volete fare? Io lo guardo un attimo e le faccio. Ma qualcuno le carica ste cazzo di pistole? Sì. ma ricordo male io? Romanaccio che sale! Ricordo male io o la moglie dell'archivista psicotico compulsivo... Stava caricando questa pistola prima che io uscisse dal dinner. Sì, ma mi sono proiettato solo quello che ha sparato sul muro. Ma quelli che sono venuti in questo motel, solamente catti?
Disse quello con le pistole di gomma. Esatto. Io per scelta non voglio far male a nessuno. Adesso basta. Sono stanco di questo gioco. Sì. Vado dalla mia Loretta. Mi avete stancato. Siete noiosi. Mi cammino e vado verso la stanza numero 9. Ok, lì di fianco, quindi non ci mette molto. Vabbè. Loretta non c'è nella stanza. Segnalo, questa è necrometallo. No, non era quella l'intenzione. No, no, semplicemente no, ma lui ha detto si sente gnic dalla stanza. Ma poi Loretta non c'è. Appunto. Quindi niente. Allora sente, fa. Vado via. Mi cammino verso il parcheggio del motel e poi cerco di andare verso la statale a piedi. E tu vedi che lui si sta allontanando. Beh, io ho corso prima di entrare in stanza nella cosa della reception. Infatti sei nella reception e vedi che lui si sta andando. Vedo se ci sono i proiettili del fucile. Fai un tiro di percezione. 13. 2 in tutto. Inseguo il prete. Il prete. Inseguo il prete. Io riprendo le mie pistole finte. Siete in mezzo alla pioggia scrosciante. Fai un po' fatica a vederlo. E più la, comunque per quanto... Cosa c'è? Ma hanno detto che solo uno se ne può andare di qua. Ma chi? Chi ti dice queste cose? I probabilmente tizi. Dio. Le voci. Dio non ha mai detto che solo uno sarebbe rimasto. È in nessun che, libro di Dio è quello che mi ha detto a me poco fa. E cosa farai quando rimarrai da solo? Me ne potrò andare da qui. Ah, te ne potrai andare? Finché non incontrerai altri 10 e saranno altri 10 da ammazzare? Ora bene. Mi confesserò dopo di questo. Spara. Posso avoidare, ovviamente. Puoi avoidare. Avoidare. Devo sparare comunque. Sì, tu spari e io cerco di evitare il colpo. 5 più 2. 6. 6. Ai ai. Ah, vabbè. Vabbè, sono non è facile, Guarda che tirare 15, cioè 13. Non è facile tirare 15. 2! Allora, lui si spara in piedi, ma lui... No. La cosa bellissima è, lui manca il bersaglio, ma lui schivando rotola verso dove stavo sparando. No, se no sarei riuscito. No, perché in questo momento tutti e tre quelli che sono sopravvissuti, ognuno per i fatti propri, si vedono legati a una sedia. Di quelle per la sedia elettrica. Non l'ha ammazzati tutti, è rimasto ancora al pazzo. Davanti a voi c'è uno di quei vetri a specchio. Da esecuzione. Non l'ha ammazzati uno, tutti, ne manca ancora uno! Il dottore, quello che era Dio, ti si avvicina e ti dice: Ferguson, ormai non possiamo più farci nulla. Non siamo riusciti a dimostrare che è ritornato a essere uno solo. E il giudice ha deciso che è meglio così per la vostra sicurezza. E per quella degli altri cittadini. Mi dispiace. In quel momento una scarica elettrica vi riempie il cervello e non sentite più nulla. Si spengono le luci. E avete assistito all'esecuzione di Ferguson, il vero Ferguson, di cui voi eravate le personalità multiple. Se vi è piaciuta questa avventura... Ferguson Hall l'ha ammazzati quasi tutti. Potete andare a vedere un bel film che ho rivisto recentemente che mi ha dato l'idea per tutto questo, che si chiama Identities. Bello. Se li ammazzavo tutti? Se li ammazzavi tutti scoprivi che Betty non era morta e ti avrebbe ucciso all'ultimo. Okay. Quindi non c'era via di scampo. E se io li ammazzavo tutti? Betty sarebbe tornata da te. Ma non sarebbe stata una fine. Non sarebbe stato piacevole. Bello che nelle personalità multiple di Ferguson c'era anche il comic relief, il cowboy con le pistole di gomma. Esatto. Per fortuna non c'era la bambina psicopatica. Quanto cazzo mi hai fottuto? No, ma guardate che la parte bella è che quando è stato quello del butta le pistole, ha detto adesso le prendono su loro. E quelle sono finte. Con un pazzo di inizialmente sono finte. Comunque a me è piaciuto tantissimo quando lui con la postolinata si è autodistratto. Perché mi sono immaginato proprio la scena della telecamera che girava verso la porta.
e si sentiva tipo no, tipo il fucile poggiato poi... sulla testa. E, la scena non la vedi, ma da dentro vedi due che sentono PAM! E vede lo schizzo. Bella, bravo. No, è che io mi stavo dicendo, io ho detto che lo sto guardando, ma non posso fare metagame. Una persona anche addestrata non può ignorare tutto quello che c'è dietro, così. Cioè, no, no. Quindi mi sono detto tiro. Cioè. Hai giocato benissimo. Infatti. Beh, ma tanto qualsiasi cosa facevi, a te ti ammazzavo comunque. Al massimo mi ammazzava lui. Perché con te avrei fatto quello che vincevo automaticamente in iniziativa. E allora sì, tiravi uguale. Io aspettavo, se tu estravi la rivoltella, io facevo da pistolero, vinco io. E si dimostra di nuovo che il solitario è la classe che dovete giocare se giocate a Cyberpunk. Sì, no, ma soprattutto nei giochi dove in teoria puoi uccidere con un colpo solo. Esatto. Chi vince l'iniziativa. E tra l'altro la cosa più potente di quel potere è che vinci l'iniziativa anche se sei colto di sorpresa. Minchia, enorme. Sì, ma infatti c'è. Cyberpunk non è famoso per essere bilanciato. Io ti facciamo del contraltare perché tu vinci l'iniziativa e tu non puoi morire. E io non posso morire. E toglievi punti in questo senso. Ma di fatto non volevo sparare a te. No, cazzo, la scena davanti al diner è stata bellissima. amico. Dai, avevo fatto una cosa da killer serissima. Vieni a guardare qua, guarda cosa c'è, cuscino. Poi me ne andavo dall'altra parte. Cazzo. Però invece c'è il PG che moriva 8 volte. Infatti quando ma è anche bello che non lo sapesse, che nessuno sapesse i poteri degli altri. Infatti detto, quando Claudio ha detto sei morto, ho visto che lui che ha cominciato a fare dei quadratini, ho detto E poi gli leggo le abilità e vedo condannato a istinto, aspetta, destino segnato fino all'ultimo respiro. E l'altra cosa più bella è che essendo manto e che quindi è imprevedibile, manto quando io ho detto ma entri nella stanza, lui fa sì, potrebbe essere semplicemente Manto che giustamente dice io sarei entrato nella stanza, non mi frega niente che so che mi vuole ammazzare, no? Perché da un pregio di Manto, che nonostante sia completamente impescutabile quello che fa, di solito fa poco meta, no? Certo. Entrava così e invece poteva farlo tranquillamente perché tanto... E la parte bella è non ho fatto meta, ho fatto quello che avrei dovuto fare e ho potuto portare avanti il PG. Top, guarda, così. No, bello. Comunque mi sembra funzionale. Secondo me i tiri sono... A me ce l'avrò io col D10 in generale. Secondo me sarebbe funzionato meglio con D6 e proprio alla classica Powered by the Powerix. Sono dadi da 6 di solito, no? Sono dadi da 6, però comunque devi fare... Cioè, matematicamente non cambia tantissimo. No. Questo è un pochino più... confermi. È un pochino più... Quanto devi fare lì? Devi fare 9. Beh sì, vabbè... È funzionato la scala 12 invece che la scala 20, ma cioè. Era 6 più, giusto? No, 6 è fallimento, 7, 9 è 6 il sì, ma e 10 o più è devi fare stessa, più del 50%, è la stessa percentuale. Identica. Non è che ti cambia il bonus di per sé, perché comunque hai più 1 più 2. Dungeon World, se sei skillato nella cosa, arrivi anche a più 3. Infatti. E più 3 sul dado da 6. Modificatori pesano di meno così. Qui i modificatori sono una merda. Cioè, il meno. Vabbè, ok, il meno 2 te lo scegli pesano perché di è una meno. Cosa così. Però già il più 1 è quasi pesano inutile. Io ho sculato tantissimo, perché io con violenza per fare il successo piano devo fare 14. Cioè. Sì, ma d'altro canto il tuo meno 2 non pesa così tanto. Guarda il mio 17. Sì, se tieni conto però che alcune azioni hanno un effetto istantaneo, cioè non è che è chiaro che devi cercare di tirare alto. Poi vabbè, noi abbiamo fatto un sacco di PvP che no, quello d'accordo dei... però se tu devi sparare e uccidere qualcosa, il danno non è così violento come ve l'ho fatto giocare stasera. No, perché sono le ferite. D'accordo, però cioè le ferite. Solo che diciamo io me la avrei rotto un po' le palle se puntandogli un fucile a pompa alla testa e gli sparavo, lui faceva ah ok 1, 2, 3, 4. Sono 5, Tocca a me. Sì, sono 5. Cioè, non è che posso permettere di totalizzare sempre. Se no, se totalizzo sempre. No, però in una cosa abbastanza realistica come quella abbiamo fatto noi. Sì. Io che gli ho puntato il fucile a canne mozze, preso di sorpresa e gli sparavo. E se avessi visto lui che faceva, ok, 1, 2, 3, 4. Ok, tocca a me. No, che un po' te lo devo al culo, Dungeons no? Dragons, tra l'altro. No. Ma perché non sono effettivamente ferito. Quello l'ho capito. È il brutto di Dungeons and Dragons. No. 140 punti. Dungeons and Dragons soprattutto, ma Dungeons and Dragons in quinta edizione te lo spiegano come, te lo dice proprio il manuale, non è l'house rule, che non sono solo le ferite. In quel caso vuol dire che ma lui l'ha dicevano schivato. Dicevano anche nelle edizioni precedenti. Ma non era proprio sul manuale. Nella 3.5. Come si chiamano punti ferita in inglese? Hit point? Hit point.
Quindi sono punti colpo. Sì, ma qua è anche nella quinta, te lo dicono proprio, che è anche lo stress, la fatica. Se là, quanto hai schivato, se tu sei un guerriero di decimo livello e ti sparano con un fucile a pompa in testa, è perché non t'hanno preso. Tu hai schivato all'ultimo secondo e il danno che prendi ti ha scorticato magari un pezzo del cranio. Che è quello che è successo a Mantovano. Esatto. Non ho capito bene se questa cosa del dado e dei modificatori incide veramente tanto, perché per come giochiamo noi e il fatto che comunque tendiamo a non tirare di particolarmente, i personaggi non contro gli altri, mi fa strano. Che in realtà noi tiriamo un gran poco i dadi rispetto alla media dei tavoli. A parte Claudio che fa le stesse cose. Sì. Io non tiro tanto, tiro a mio svantaggio. Comunque, ragazzi, un ringraziamento a Claudio perché il suo ritorno ha riallenato tutti i chakra. I dadi, sì! E io sul tiro decisivo ho fatto doppio uno, quindi adesso sono tornato. E io quando dovevo fare la power playata ho fatto 18, 19, 18. Esatto, quindi adesso finalmente... Le stelle sono allineate. Esatto. Sono allineate, bentornato, cara. Grande. Bentornato per sempre. Non te ne potrai andare mai più. Mai terrificante più. Detta così. Esattamente come voleva essere. Noi torniamo settimana prossima con un altro one shot. Di cosa? Dovrete seguire la pagina per saperlo. Anche noi. Anche voi. Ma potete iscrivervi alla newsletter e ricevere informazioni, news, i link con le puntate da ascoltare direttamente nella vostra bella casella di posta. Fatelo, noi giochiamo la nuova edizione. Faremo anche quello. Ma state scalando, ascoltiamo giù passato, adesso il futuro, vediamo. Devi giocare con la di Bloodborne poi. Sì. Sì. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì, con un'altra puntata di Fumble, il primo podcast di gioco di ruolo in Italia. Fumble! Tu che mi fa strano a me che sono sempre cooperativo. Mettermi a sparare agli altri mi dà un po' di angoscia, non lo so perché. Hai giocato super aggressivo.